Abbiamo preso la tua volontà divina, Signore, come vita nostra, come vita anche di questa nostra lettura, di queste nostre. La tua parola come nostra, i tuoi pensieri come nostri, nella tua volontà divina. Vogliamo che da noi, da ognuno di queste sillabe che leggiamo, su ognuna di queste sillabe mettiamo il nostro ti amo, ti adoro, ti benedico, e vogliamo che sia una gloria divina a te, alla tua maestà suprema, a nome di tutti i fratelli, di tutte le letture e di tutti i tempi. Ripariamo con le stesse riparazioni delle letture che tu facevi, anche quando eri nella sinagoga, quando leggevi la scrittura. Le tue riparazioni, vogliamo riparare tutte le letture sbagliate e cattive. Non celebrando proprio da quello di Don Bosco. Perché? Ah sì, Don Bosco? Bene. Sì. Te lo saluto quando Antonio, è il 31. Devi tirarti sulla candela. È il 31. Domenica sono qui. Poi celebreremo anche Don Bosco il 31, va bene. Con la linea di Don Bosco. La prima parola, volume 33. 10 dicembre del 33, vieni noi divina volontà, la prima parola che pronunziò Adamo, la prima lezione che Dio gli diede, la divina volontà operante dell'uomo. Questo Marina l'abbiamo fatto mercoledì scorso per caso? Marina? A me non pare. Non si sente. Non si sente. Ti senti Marina? Carla. Noi non ti sentiamo, hai parlato? No, non ti sentiamo. Chiude che chiamano, chiude noi. Le volte che chiami. Però non lo senti. Provo a richiamare, vediamo. Sì, un sì, po'. Sì, provo sì, a richiamare. Sì. Nello Skype sempre. Sempre dice. Questo dove sta a casa? Dove sta? Vicino, dove sta? No, la Lucera, Lucera. Sta vicino a Foggia. Vicino a Foggia, non capito. Il centro dorato, guarda il male. Cosa fonge? Perché te lo fa anche te a volte? Sì. Vediamo se adesso ti è arrivata la tua voce. Tu ci senti? Sì, vi sento. Adesso buona ti sentiamo pure noi, bene. No, non mi ricordo se l'avevamo letto. Carlo, a me non mi pare. Però. Allora, la prima parola, dunque, Luisa, sì, logicamente l'abbiamo preso, come abbiamo detto l'altra volta, soltanto ciò che ci interessava più strettamente riguardo l'argomento del brano, perché soprattutto perché da un certo punto in poi dei volumi Gesù tratta tantissime, cioè tantissime, tanti temi diversi, anche in un solo brano. Girando nelle opere del Fiat Divino, con la vita di volontà divina, stare con Dio nelle opere sue, girare nelle opere sue, operare insieme a Lui, cioè che Lui opera nelle opere della, quelle che conosciamo, opere della creazione, redenzione e santificazione. Di cambiare in amore e operare sicuramente. Girando nelle opere del Fiat Divino, mi sono soffermata nell'Eden, in cui, quando dico entro nella tua volontà, sono realmente presente in quel momento, qui diciamo anche noi nell'Eden, quando, in cui mi sono fermata, in cui mi sono fatta presente la creazione dell'uomo. E pensavo tra me, qual potette essere la prima parola che Adamo disse quando fu creato da Dio? E il mio sommo bene Gesù, visitandomi con la sua breve visitina, tutto bontà, come se lui stesso voleva dirmelo, mi ha detto: figlia mia, anch'io sento il desiderio di dirti quale fu la prima parola pronunziata dalle labbra della prima creatura da noi creata. Tu devi sapere che non appena Adamo si sentì la vita, il moto, la ragione, si vide il suo Dio innanzi a sé e comprese che lui lo aveva formato. Sentiva in sé, in tutto il suo essere, ancora fresco, appena ancora fresche, le impressioni, il tocco delle sue mani creatrici, e grato, in un impeto d'amore, pronunziò la sua prima parola: ti amo, mio Dio, Padre mio, autore di questa mia vita. Te lo ripetiamo tutti, Padre Santo. Ti amo, mio Dio, Padre mio, autore di questa mia vita. Ma non fu la sola parola, ma il respiro, il palpito, le gocce del suo sangue che correvano nelle sue vene, il moto, tutto l'essere suo unito insieme, dicevano come in coro:
ti amo. Sicché la prima lezione che apprese dal suo creatore, la prima parola che imparò a dire, il primo pensiero che ebbe vita nella sua mente, il primo palpito che formò nel suo cuore, fu ti amo. Si sentì amato ed amò. Potrei dire che il suo ti amo non lo finiva mai. Fu sì lungo che allora fu il... Passa di qua. Siamo stretti. Certo. Potrei dire che il suo ti amo non lo finiva mai. Fu sì lungo che allora fu interrotto quando ebbe la disgrazia di cadere nel peccato. Onde la nostra divinità si sentì ferita nel sentire sulle labbra dell'uomo ti amo, ti amo. Era la stessa parola che noi avevamo creata nell'organo della sua voce che ci diceva ti amo. Era l'amore nostro creato da noi nella creatura che ci diceva ti amo. Come non restare ferito? Come non contraccambiarlo con un amore più largo, più forte, degno della nostra magnificenza? Come ci sentimmo dire ti amo, noi gli ripetemmo ti amo, ma nel nostro ti amo facemmo scorrere in tutto l'essere suo la vita operante della nostra divina volontà. Sicché chiudevamo nell'uomo, come dentro d'un nostro tempio, la nostra volontà, affinché chiusa nel cerchio umano, mentre restava in noi, perché operasse come cose grandi e fosse essa il pensiero, la parola, il palpito, il passo e l'opera dell'uomo. Il nostro ti amo non poteva dare cosa più santa, più bella, più potente, che solo poteva formare la vita del creatore nella creatura, che è la nostra volontà operante in lui. Ed oh, come ci riusciva gradito vedere che la nostra volontà teneva il suo posto di attrice e il nostro volere umano, appagliato dalla sua luce, godeva il suo paradiso e dandole piena libertà le faceva fare ciò che voleva, dandole il primato in tutto e il posto d'onore che a un volere sì santo si conveniva. Vedi dunque, il principio della vita di Adamo fu un atto pieno d'amore verso Dio, di tutto il nostro essere. Il principio della vita di Adamo fu un atto pieno d'amore verso Dio, di tutto il suo essere. Che lezione sublime di come il principio dell'amore dovrebbe correre in tutto l'operato della creatura. La prima lezione che ricevette dal nostro ente supremo nel contraccambio del suo ti amo fu che mentre il nostro ente supremo amava teneramente rispondendogli ti amo, gli dava la prima lezione sulla nostra divina volontà e mentre lo istruiva gli comunicava la vita di essa e la scienza infusa di che significava il nostro fiat divino. Ed ogni qualvolta ci diceva ti amo, il nostro amore gli preparava altre lezioni più belle sul nostro volere. Lui restava rapito e noi ci dilettavamo nel conversare con lui e facevamo scorrere su di lui fiumi d'amore e di gioie perenni, sicché la vita umana veniva racchiusa da noi nell'amore e nella nostra volontà. La vita umana veniva racchiusa da noi nell'amore e nella nostra volontà. Perciò, figlia mia, non c'è dolore più grande per noi che vedere il nostro amore come spezzato nella creatura e la nostra volontà inceppata, soffocata, senza la sua vita operante e come sottoposta all'umano volere. Quindi sii attenta e in tutte le cose fa che tu abbia per principio l'amore e la mia divina volontà. Amore e volontà divina. Il nostro gruppo Divino Volere e Divino Amore. Amore e volontà divina. È l'unico programma di vita che dovremmo avere, amore e volontà divina. L'amore suo divino e la volontà divina. Ma che prete la potesse leggere? Non pensare ai preti, adesso pensiamo a noi, dobbiamo prenderlo prima noi come vita e poi... Vabbè, lo prenderò anche loro. Sì.
Mi sanno con esattezza cos'è l'amore e cos'è la volontà di Dio. No. C'è da commentare qualcosa? È tutto chiaro? Deve diventare vita. È tutto così chiaro questo qua. Deve diventare vita. Ah, Maria deve aggiungere qualcosa. No. C'è poi la volontà divina, c'è dell'amore, l'amore viene generato dalla volontà divina, giusto? Come? Ripeti fuori che meglio non ti senti. La volontà umana, la volontà divina genera l'amore e l'amore viene generato dalla volontà trinitaria. È giusto, è così, no? L'amore è generato dalla volontà trinitaria. È la diversa in noi. La volontà di Dio, no? Più si divina un dè, poi va per certo con la mano. Però può piegare la vita, testa buona, qui tutto chiaro, che non ti piega. È giusto, Luca. Giovanni sta dicendo, che hai detto? La prima cosa c'è la divina volontà, il quale va per accetto e genera la volontà di genera l'amore divino, è giusto? Se questa è la vera parte. Penso di sì, cioè forse quello che lui vuole sta dicendo, vuole mettere la giusta priorità. Quando non conoscevamo le verità della divina volontà, si parla sempre l'amore di Dio, l'amore di Dio, l'amore, come dobbiamo amare Dio, eccetera. E con gli scritti di Luisa Gesù ci dà una chiave di lettura molto importante. Dice, guardate che l'amore, se non è generato, diretto, alimentato, mosso dalla mia volontà, non ha nessun valore, non ha nessun merito, non fa nessun bene. Dice, quando non c'è la mia divina volontà, anche la carità che si fa al prossimo dà nausea e stanca chi la fa e chi la riceve. E infatti questo è vero, perché in tante opere grandi, tante opere belle, tante opere in cui pare che il principio dell'amore di Dio e del prossimo sia al primo posto, perché non ottengono quei frutti? Perché non scaldano il cuore? Perché non alimentano la vita delle virtù del bene? Perché alla base, alla radice di quell'amore, alla fonte di quell'amore, evidentemente non c'è la divina volontà. Dice Gesù, ogni atto di creatura è un atto d'amore, cioè l'amore ai piaceri, l'amore alle ricchezze. Noi non ci possiamo muovere se non c'è amore. Amore vuol dire quella spinta che dà vita all'atto della creatura. Ci può essere amore dal peccato, amore per le creature, amore per il lavoro, amore di patria, amore sponsale, amore filiale. Sono tanti tipi di amore, ma non c'è nessun atto della creatura che non si muove per amore a qualcosa. C'è anche l'amore perverso. Allora, come diceva giustamente il nostro amico, quando parliamo di divina volontà e divino amore, dobbiamo mettere ben, come dire, in luce il legame che lega i due. La divina volontà è la vita della Santissima Trinità. La vita della Santissima Trinità è una vita che ha per sostanza l'amore. Quindi giustamente, e questo è importante per noi, capire che alla supremazia ce l'ha soltanto il divin volere. Il divin volere si fa muovendo, si fa origine di ogni atto della Santissima Trinità. E quest'atto ha per sostanza la sostanza della Santissima Trinità, la natura della Santissima Trinità, che è amore. E ovviamente poi possiamo ancora scendere più in questa gerarchia, in questa specie di albero di Natale, no? Dove all'apice c'è la divina volontà. Quello che la vita, come dire, la luce principale che dà luce a tutte quante le luci dell'alberello è la divina volontà, che è il fuoco, diciamo.
mentre il calore e la luce sono l'amore. Poi la luce e il calore, che sono l'amore, si possono dividere o danno come frutto molti altri atti, e che queste sono tutte le virtù. Per cui le virtù sono tutte quante effetto dell'amore. La carità è la sostanza di ogni atto virtuoso. Infatti, come ci dice San Paolo, ci sono la fede, la speranza e la carità, ma alla fine resta solo la carità. Di tutte, la più grande è la carità. La carità è la sostanza di ogni virtù, e quindi nella gerarchia, in un certo senso, è molto importante che noi, proprio la dottrina della Divina Volontà è diversa da ogni altra dottrina ed è superiore ad ogni altra dottrina, proprio perché in altre dottrine o spiritualità si parla la divina misericordia, il divino amore, la perseveranza, la catena di preghiere, le crociate di preghiera, questo piuttosto che quest'altro. Ma tutte queste cose qui sono soltanto effetto dell'atto originario che ne è la fonte. Questa è la divina volontà. Quindi la divina volontà è la fonte, l'amore è la sostanza e gli effetti sono le virtù. Basta, penso che... Poi ti volevo fare una domanda, non so se questo è chiaro, sì. Sì, è chiaro, chiarissimo. No, ti volevo chiedere, Carla, io ho bisogno di pregare con voi all'inizio tutte le preghiere, volevo sapere se mi avevi chiamato... No, scusa, hai ragione, la prossima volta... No, perché non sono un jukebox che dice, vabbè, pumi, adesso abbiamo pregato, mo chiamiamo Marina, ci... No, io ho bisogno 3000 volte di pregare insieme con voi, anzi quella per me è la parte più bella, il resto è quasi sofferenza, però per fare gli atti insieme con voi è la cosa importante per me, per cui vi chiedo, se facciamo il cenacolo insieme... Consentitemi di pregare con voi. No, il problema è che quando c'è qualcuno che ha decidito per fare, perché deve scaricare Don Pablo, scaricare Fra Pio Maria, eccetera, perché poi loro vanno via, scappano di corsa per un motivo o per l'altro, e quindi se non lo facciamo in quell'istante, mentre loro cominciano a pregare, ma d'ora in poi non. Ho capito, no, vi chiedo scusa, volevo stavo facendo insieme con voi, come dire, la fusione in ogni atto di bene, divina volontà, come dire, il mio cuore si stava riscaldando, la volontà fusa in quella di Dio insieme alla vostra, però poi sono rimasta come con un singhiozzo, abbiamo già finito, e poi dice, Marina, c'è qualcosa da dire? No, che non c'ho qualcosa da dire, perché mi manca la vita della preghiera insieme al cenacolo. Ok, grazie. Hai ragione. Scusate. Questa volta queste cose qua ci pensiamo in altri momenti, non durante la preghiera. Non durante la preghiera, altrimenti si taglia. Si fa dopo, aspettate, se che corre, dite, aspettate, come stai tanto gli altri. Comunque è bella questa considerazione che ha fatto il nostro amico sulla giusta posizione che ha la divina volontà, l'amore e poi ovviamente le virtù. C'è Giovanni che... C'era Valentina? Giovanni. Valentina, parla forte, così ti sentiamo. Mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi e poi... Vabbè. No, semplicemente che... dell'amore, l'amore quando è drastico non è amore, c'è detto, non quando è... Sì, dico che l'amore che così. Non è appunto secondo la volontà di Dio... L'amore sbagliato non è un amore, lei dice. È una forma egoistica umana di amare, quindi è sempre limitata, insomma, quindi non è amore, sicuramente è una visione così che si ha un po' sbagliata dell'amore, no? Quindi lei dice, quindi non si può chiamare amore. Quindi non è amore nel senso che intende Dio. Sì, ma infatti, come dice giustamente Valentina, cioè oggi tutto si giustifica, dice no perché è amore, no perché io lo amo, no perché io amo questa cosa, allora tutto quello che è proprio la strategia del nemico, che siccome si vuole nascondere, adesso si nasconde dietro questa bella parola chiamata amore, ma non c'è... ed è una strategia sottile. Però ragionando, io poi a volte mi pongo anche delle domande su questo modo di vivere, queste conoscenze, no? Sì. Ad esempio avevo letto un brano in cui diceva che quando noi facciamo un atto, e la divina volontà, insomma la Trinità, Dio vede questo atto, chiamando la divina volontà, e se è un atto, un'azione che è conforme, diciamo, in qualche modo alla sua volontà,
che noi stiamo per fare, allora viene realmente purificata, viene lui a farla, questa azione. Ma se non è così, secondo me uno chiama la divina volontà e vuole fare una cosa, può capitare che non è conforme. E quindi lì non c'è l'amore in quell'atto e non c'è nemmeno la divina volontà. Quindi bisogna stare attenti che non sia un ritornello, cioè è un esame di coscienza che ci dobbiamo fare, che io sto chiamando la volontà di Dio e sto facendo una cosa a cui mi devo chiedere: lo faccio per amore? Lo faccio per Dio? Perché se no è un ritornello. Allora è anche importante, cioè, che la carità è comunque il fine, perché la volontà di Dio è carità. Quindi io faccio una cosa per amore. Adesso anche chi non ha queste conoscenze e fa una cosa che in sua coscienza è per amore, e forse Dio lo vuole, lui sta facendo la volontà di Dio. Quindi comunque è un atto di carità che Dio riconosce come atto di carità. Poi è chiaro che uno che conosce queste cose ha una visione, una coscienza diversa, però il discorso rimane valido comunque per tutti, cioè secondo me la divina volontà e l'amore sono inseparabili, non si possono dividere. Filantropia. La divina volontà senza Dio è filantropia. Senza Dio, infatti non esiste. La divina volontà senza Dio è filantropia. Io non ho detto senza Dio, No, hai capito male. Hai capito proprio male, Ma quelli che lo fai per amore, perché senti bisogno di fare quell'atto di carità, quindi c'è sempre un concetto. Sì, per amore però, non per te stesso, siccome per anche amore. Noi questo chiamiamo la divina volontà anche nel quotidiano, nei più piccoli atti, nelle più piccole azioni. Però se non c'è il desiderio, se tu la chiami, tu in pratica cosa fai? Annulli la tua volontà. Lo riconosce Dio sia amore, cioè se c'è un uomo che fa come il samaritano, fa un gesto d'amore, quello è un gesto d'amore. Sì, ma lo fa con la sua volontà. No, quella è riconosciuta come carità. No, non è vero. Non la dice, che si è comportato con il desiderio. Però tutte le prove sono fatte con la volontà umana, però. Cioè non con la volontà di Dio. Ma tu puoi chiamare la divina volontà, è un atto, non è volontà di Dio. E la chiami, ma se non te viene il peccato è escluso, quello no, certo, ma il peccato è escluso. Allora volevo dire, vabbè, siamo attenti a... È escluso, sì, perciò bisogna stare attenti, però nel momento che tu anche negli atti più semplici chiami la divina volontà a venire, tu crei un atto d'amore per Gesù, perché tu rinunci alla tua volontà e chiami la volontà. Però io dico che magari io faccio questo perché mi sento bene. Mi sento, e quello potrebbe essere che la vivo male se di nuovo. Tu lo fai perché vuoi fare un cammino nella divina volontà. In chi fa un gesto d'amore di santità umana ci può essere anche nella divina volontà. Perché noi siamo limitati anche, cioè non lo sappiamo a che punto. Quello che voglio dire, io un conto è che ci credo, però bisogna stare attenti, perché poi uno si sente superiore agli altri. Ma no, al contrario. Dio sparisce. No, spariamo. Il Signore dice però che fa. Secondo me, per poter fare l'atto che non sparisce, quelli che alimentano l'atto della divina volontà è il desiderio, sentire il desiderio, è maccheronico, come il pappagallo. Però l'amore, invece, con il desiderio che ci sta, secondo me l'amore è qualcosa che comunque c'è nella coscienza dell'uomo, cioè che comunque con l'aiuto di Dio, cioè quando tu sei sincero e chiedi l'aiuto a Dio, cioè e è un collegare, cioè io amo e lui mi dà la sua volontà, io più ricevo la sua volontà più conosco l'amore e imparo ad amare, quindi è tutto un crescere. Ma è verissimo questo che sta dicendo Valentina, infatti no, è importante questa considerazione. A parte il fatto che se ci si riunisce nei cenacoli o si legge gli scritti di Luisa, si chiama la divina volontà, giustamente come dice Valentina, se
uno si crede superiore agli altri, ma non è che sta vivendo la divina volontà, sta sulla soglia dell'inferno, voglio dire. Esatto. No, questo è ovvio, questo sì, questo è importantissimo. La cosa, sì, c'è sempre, c'è il bene, diciamo, l'impulso al bene nella coscienza retta dell'uomo. Allora, ovviamente le santità umane, le santità animate dalle virtù dei più grandi santi, di cui non siamo degni di andare neanche a slacciare i sandali, San John Bosco, Domenico Savio, eccetera, ovviamente loro tramite la grazia santificante hanno operato tutto quanto per amore. Amore e le virtù a livello eroico, di cui io molto probabilmente non sarei assolutamente in grado, voglio dire. Allora, qual è il passaggio? È chiaro che non c'è santità senza virtù e senza l'amore retto, quindi retto operare. E, il passaggio è che, e questo è un passaggio che sta veramente nell'alto dell'albero di Natale, no? Tra la stella cometa e la prima lucina, no? Dell'alto. E vuol dire, Gesù dice, anche in ogni atto di amore, in ogni atto di virtù umana, che è appunto ispirata, voluta dallo Spirito Santo, in ogni atto di virtù umana, ogni atto di virtù umana, proprio perché è fatto umanamente, non può mai essere completamente puro. C'è sempre qualche cosa, anche un atomo infinitesimale. Per esempio, non lo so, dice... il fatto di voler fare il bene o la soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono, anche qualcosa di impuro che può essere a livello nostro subcosciente, per esempio qualcosa che non anche qualcuno, pure un granellino di sabbia che non è completamente puro. Infatti, Gesù dice a Luisa, la purezza di intenzione assoluta nella divina volontà non è, questa è la cosa rivoluzionaria, non è dire lo faccio per amore, perché dice, per farlo per amore la creatura non sa sempre esattamente cosa è l'amore puro. Soltanto Dio è buono, soltanto in Dio c'è l'amore purissimo. Allora io, se faccio una cosa per amore, Dio mi dà tutto il merito. Dio dà infiniti meriti a tante virtù umane, a tanti atti buoni, a tante santità umane. Però nel vivere nel divin volere, in cui i meriti umani spariscono completamente, Dio ci dice, proprio perché la virtù umana, l'amore umano, il bene umano come meriti spariscono, allora Gesù dice a Luisa, tu devi fare una cosa non per amore, ma perché io voglio farla in te. Ovviamente questo è per amore, però si ha la garanzia che è l'amore puro, perché non soltanto lo faccio perché lo vuole Dio, ma lo faccio perché Gesù stesso vuole farlo in me, quell'azione gli è necessaria a lui. In quel momento, quando si mette questo ammovendo dell'azione, c'è soltanto il merito divino, c'è soltanto, ovviamente non possiamo chiamare la divina volontà a fare cose che non hanno nessuna, però diciamo, questo non lo stiamo considerando adesso, noi consideriamo qual è il passaggio tra l'intenzione umana e l'intenzione, l'atto purissimo divino, che è quello di dire, Gesù, voglio fare questa cosa non per amore, perché ci può essere sempre qualcosa di impuro, ovviamente la voglio fare per amore, ma voglio farla a garanzia che è non soltanto volontà tua, ma è fatta con la tua intenzione purissima. La voglio fare non soltanto perché tu lo vuoi, perché è volontà divina, ma perché tu lo vuoi fare in me, quindi ti è necessaria a te questa azione. Quindi Dio sparisce, e fai operare Dio anche nelle cose sante, Dio sparisce. Sì, questo, quindi questa è la cosa, nel vivere nella divina volontà è importantissimo, dove il movendo dell'azione umana è,
certamente è l'amore, però noi sappiamo che la volontà divina ha supremazia sull'amore. La volontà divina genera amore divino. Quindi se io voglio fare la divina volontà come la fa Dio ed essere sicuro che il mio atto è animato da amore divino, devo chiamare la divina volontà, non l'amore, perché se resto nell'amore posso prendere un altro amore, posso prendere un amore impuro. Questo è chiaro. Allora dico, però lo Spirito Santo agisce anche al di fuori, Certamente, sì. Cioè praticamente, Marina, il Signore ci chiede di essere concorrente, che lui è attore e spettatore, cioè del merda, però fa tutto lui, annullando se stesso, annullandoci, no? Sì, lo Spirito Santo ha animato atti eroici e santità umane strabilianti, bellissime, ma qui non stiamo parlando della santità umana, stiamo parlando della santità divina. Quindi è il passaggio di voler dire: non soltanto lo faccio perché lo vuoi tu, però il motore di questo mio atto è la mia volontà umana, pertanto come tale è limitata e c'è sempre qualcosa di impuro, anche se io lo guardo con il microscopio non riesco a trovare quella, c'è sempre quella cosa che Dio vede che è limitata, impura, dice, nelle virtù umane, qualsiasi virtù umane, c'è sempre qualcosa di impuro, dice Gesù, proprio perché sono umane, c'è sempre perdita di tempo, dice, e c'è sempre qualcosa di interesse personale, tranne che nell'ubbidienza, in tutte le virtù, tranne che... Allora, quello che spurga la virtù, e non è tanto, dice, io lo... come se facciamo ancora a spurgare le nostre virtù umane? Non si può, bisogna passare alla virtù divina, all'atto divino. Allora, chiamare l'atto divino in noi è quello che ci elimina completamente la virtù umana, ci toglie anche il merito, se siamo disposti, a liberarcene. Se poi non siamo disposti restiamo con la virtù umana, se siamo disposti a liberarci del merito umano, allora diciamo: vieni tu Gesù ad animare quest'atto, assicurati tu stesso che non ci metta io niente d'umano. E a proposito, io il merito umano non lo voglio. A me per esempio una cosa che mi colpiva, e questo non lo volevano nemmeno i santi, soltanto che non lo potevano avere, è diverso. Sì, non avevano la conoscenza, quindi l'intenzione era comunque. Maria, secondo me ci occorre, per lui ci sarebbe il desiderio alimenta gli atti, il desiderio nostro fa alimentare gli atti, senza desiderio l'atto divino non ci va. Sì, sì. Allora, per questo certamente lo volevano anche i santi, e quanto più intensamente magari lo volevano di noi, ma è proprio la conoscenza di dire: nel motore umano c'è sempre qualcosa di impuro, ho la possibilità di prendere la volontà divina come movendo e motore di questa mia azione. Questo è l'unico modo per cui la volontà divina possa regnare completamente in questo atto e lo trasformi in atto divino. Dio creò l'uomo in un'estasi d'amore, volume 31, 9 ottobre del 32. Volume 31, 9 ottobre 32. Dio creò l'uomo in un'estasi d'amore. La creazione è il corredo dato all'uomo, estasi vicendevole tra il creatore e la creatura. Titoletto questo. Il mio abbandono nel fiat continua, scrive Luisa, e quanto più mi abbandono, tanto più sento la sua forza che mi fortifica, la sua forza che mi fortifica, la sua vita che anima la mia, la sua luce che mi conforta, mi rischiara, e facendosi rivelatrice mi rivela colui nelle cui braccia sono tutta abbandonata, e con attrazione potente mi fa girare nelle opere sue. Ama e vuole che la sua piccola figlia sia spettatrice di ciò che ha fatto per amore delle creature. Ripeto la frase: con attrazione potente mi fa girare nelle opere sue, Gesù Dio creatore,
ama e vuole che la sua piccola figlia sia spettatrice di ciò che ha fatto per amore delle creature. Onde mentre giravo il mio divino e sovrano, quindi giri, questo è lo scopo, onde mentre giravo il mio divino e sovrano Gesù, soffermandomi nell'atto della creazione dell'uomo, mi ha detto: figlia mia, che dolce ricordo la creazione dell'uomo. Lui fu creato in una nostra estasi d'amore. Fu tanto il nostro amore che restammo rapiti innanzi alla nostra stessa opera che mettevamo alla luce. Ci rapiva la beltà con cui lo avevamo investito. Ci rapiva la santità con cui lo avevamo riempito. Ci rapiva la forma, l'armonia con cui lo avevamo formato. E qui non c'è niente dell'uomo. È tutta opera di Dio, è tutta roba sua. Era rapito dalle cose sue, dalla sua bertà, dalla sua santità, dalla sua armonia, sì. Le sue prerogative, ciascuna sua qualità, era un'estasi d'amore che sentivamo e ci rapiva ad amarlo. Sì che il nostro amore restò scosso, soggiogato, e mettendoci in estasi faceva sorgere in noi l'amore operante e imperituro verso l'uomo. E in questa estasi d'amore, rapiti come stavamo, non si badava a nulla, non si mettevano limiti, si sfoggiava tanto nell'amarlo e nell'arricchirlo di tutti i beni che non gli lasciammo nessun vuoto, affinché il suo amore fosse pieno per noi e così potesse rapirci ad amarlo continuamente. Onde il solo ricordo del come fu creato l'uomo ci ripete la nostra estasi amorosa verso di lui. Ah, vogliamo fartelo continuamente, ricordarlo continuamente. Tu abbia continuamente quest'estasi d'amore verso la tua creatura, Signore. Ecco, allora, appunto, girando negli atti, girando nell'atto della creazione dell'uomo, glielo ricordiamo di nuovo, quindi creiamo di nuovo questa estasi d'amore, estasi amorosa. Ora chi gira nella nostra volontà, come trova le nostre opere che furono come preparativo per poi creare l'uomo, suona il campanello per chiamare tutte le creature a riconoscere questo amore di Dio verso l'uomo. E il suo dolce suono chiama la nostra attenzione, ridesta il nostro amore e fa risorgere in noi la nostra estasi d'amore verso di Lui. Estasi significa riversamento totale verso di chi si ama. E chi viene nella nostra volontà tiene forza di farci subire la nostra estasi d'amore affinché ci riversiamo in Lei. E noi mettiamo con la nostra potenza la creatura in estasi per noi, affinché nulla le resti, e tutta si riversi nel nostro essere supremo. Succede un riversarsi a vicenda l'uno nell'altro. Perciò non vi è cosa che più ci piace che vedere la creatura in quella stessa volontà in cui fu creata. Non vi è cosa che più ci piace che vedere la creatura in quella stessa volontà in cui fu creata. Mirare le opere nostre, conoscerle, sentire le pulsazioni del nostro amore che ciascuna cosa creata possiede, era il corredo che preparavamo e davamo all'uomo nel creare tante cose e la creazione tutta. Ora, chi riceve la vita del bene che le cose create contengono? Chi fa uso di questo corredo di splendido, sì splendido e con diritto? Chi le conosce? Conoscendole, trova il nostro amore palpitante, la nostra volontà operante, l'amore di Dio palpitante, la volontà operante, e le ama ed ama in esse quell'ente supremo che tanto l'ama. Perciò sii attenta e costante nel girare nelle opere nostre, affinché ci diamo la mano nell'amarci. Bello questo? Ci diamo la mano nell'amarci. Dio dalla mano alla creatura, la creatura dalla mano a Dio. Questa estasi discendevole d'amore.
ci mettiamo in estasi a vicenda e con utile sì. Farai uso del gran corredo che con tanto amore ti ha dato il tuo creatore. Ah, che splendido corredo. Sentite, prima di andare avanti, la quarta ora, la quarta mi pare, del tuo pellegrinaggio. Sì. Diamogli questa estasi da voi. Pagina. Pagina preghiere 138, preghiere 138. È mio. Tu lo vuoi? No, questa è la sua. Non la pensione, più che il mio anno. Il mio anno. 138. 138. L'anima, cioè tutti noi, ci portiamo nell'Eden e ci uniamo alla festa di Dio nella creazione dell'uomo, perché vogliamo creargli di nuovo questa estasi d'amore, partecipare a questa estasi d'amore, questa estasi vicendevole del creatore, nelle sue creature. Dopo verso ciascuno? Sì. Gesù, vita mia, senti che il tuo amore mi spinge a te, il tuo volere a te mi chiama, perché vuole che io sia presente a tutti gli atti suoi. Mi sembra che tu non sia contento se io non assisto a tutte le operazioni della tua volontà e ancorché non sappia far nulla. Pure di contento che io rimanga spettatrice e ripeta il mio ritornello. Ti amo, ti adoro, ti bendico, ti ringrazio. Ed eccomi nell'Eden, ivi ti contemplo, amore mio, mentre col Padre e con lo Spirito Santo stai formando il tuo caro gioiello, il tuo capolavoro, la bella statua dell'uomo, con quanto amore la formi, quanta bellezza le infondi, di quali divine sfumature le investi. Mentre stai plasmandola, spesso sostando la guardi, la ammiri, ed entusiasta dici, come è bella la statua mia. Il tuo amore allora palpita forte, sino a traboccare. Non potendolo più contenere, alitando in lei, le doni la vita e la tua somiglianza, e così crei l'uomo. Tu lo colmi dell'amore tuo, sino a fargli formare i suoi mari d'amore per amare il suo creatore. L'amore creato allora si tuffa con le sue onde altissime nell'amore creante e fra il creatore e la creatura si svolge una fervida gara. O Gesù, anche il mio amore freme quest'atto sì solenne della creazione dell'uomo. Io sento che la tua voce creatrice così si esprime. Quanto è bella la mia creatura. L'eco del suo amore mi alletta e mi ferisce. La sua voce risuona dolce e melodiosa al mio orecchio. Teneri e forti sono gli abbracci che essa mi dà. Oh, come godo di averle dato la vita. Essa formerà il mio contento, la mia gioia. Vita mia, anch'io voglio ricevere il tuo alito creatore. Anch'io bramo amarti e adorarti con quella stessa perfezione e santità con la quale ti amò e ti adorò il mio primo padre Adamo. Sebbene indegna creatura, voglio ricevere pure io i tuoi mari di amore e di luce, per poter formare a mia volta onde altissime, che, giungendo fino a te, mi mettono in gara col mio creatore. Sì, ti do amore per ricevere altri mari di amore, e con le mie onde ti chiedo che venga il tuo regno, che il tuo fiat sia conosciuto. Ce ne siamo. Oh Gesù, io entro ora nell'unità della tua volontà, affinché la mia volontà sia una con la tua, uno con l'amore. In questa unità che tutta abbraccia, la mia voce risuoni nel cielo, investa tutta la creazione, penetri nei cupi abissi e dica e gridi, venga il regno del tuo volere divino, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Io faccio mia la santità,
la gloria, l'adorazione, il ringraziamento, i pensieri, gli sguardi, le parole, le opere, i passi di Adamo innocente, per offrirti la ripetizione degli atti suoi. E tu, vedendo in me la tua divina volontà operante, concedimi, te ne prego, che venga il tuo regno. Nell'Eden era sempre festa tra il creatore e la creatura. L'uomo era diventato il trastullo divino, la letizia, la felicità più gradita del Padre Celeste. Col possesso della divina volontà in cui viveva, egli godeva il primato sull'universo. Tutto era ordine ed armonia. Persino il cielo, le stelle, il sole, il mare si sentivano onorati di servire e di ubbidire ai suoi cenni. Adamo era il sorriso, era la gioia di tutta la creazione. Ogni cosa gli ricordava il suo creatore e Dio era tutt'occhi su di lui. Faceva sì che nulla mancasse alla pienezza della sua felicità. Infatti, vedendolo solo, con lo scopo di renderlo doppiamente felice, lo fece addormentare fra le sue braccia. Durante l'essasi profonda gli tolse una costola e da questa ne formò la donna che gli diede per compagna. Oh, come questa prima nostra madre era, restando anch'essa nell'unità del divin volere, gareggiò con Adamo nel lanciare onde sublimi d'amore a colui che gli aveva donato la vita. Mio Gesù, nell'unità del tuo divino volere, immergo anche io la povera anima mia. E lo ripetiamo insieme? Mio Gesù, nell'unità del tuo divino volere, immergo anch'io la povera anima mia. Io non uscirò già mai da queste gigantesche onde d'amore con cui i nostri progenitori amarono e glorificarono la maestà adorabile. Da esse le metterò continuo il mio grido. Venga il tuo regno, la tua volontà ovunque sia conosciuta e adempita. Amen, fiat mia, amen. La volontà sia conosciuta ovunque e adempita. Se qualcuno deve commentare, altrimenti mi sento. Niente da aggiungere? Volume 21, 22 aprile 27. Pagina Carla. Grande compiacimento di Dio per la creazione dell'uomo. Luisa scrive: ho seguito il supremo volere nell'atto quando stava l'essere divino per creare l'uomo, affinché potessi anch'io, nell'atto, quindi imperati non l'aveva ancora creato, nell'atto uno più presente, affinché potessi anch'io, insieme col mio primo padre Adamo, amarlo con quell'amore con cui lui lo amò nel primo istante quando fu creato. Facciamo anche noi questo istante. Volevo ricevere quell'alito divino, quello sbocco d'amore per ridarlo al mio creatore. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, tutto compiacendosi, mi ha detto: figlia mia, chi vive nella mia volontà, non c'è atto nostro a cui non può essere presente, né atto nostro che abbiamo messo fuori da noi che non può ricevere. Riprendo il pensiero: chi vive nella mia volontà, Dio che parla, non c'è, Gesù che parla, non c'è atto nostro a cui non può essere presente, né atto nostro che abbiamo messo fuori da noi che non può ricevere, perché è atto unico, Dio è atto unico, la sua volontà è atto unico, sempre in atto e sempre presente. Ecco a te il mio alito e il nostro sbocco d'amore. Come fu grande il nostro compiacimento in questo primo atto della creazione dell'uomo. Avevamo creato cielo e terra, ma nulla di nuovo sentimmo in noi.
tutta la creazione esterna non diceva niente, nulla di nuovo sentimmo in noi. Ma nel creare l'uomo fu ben diverso. Era una volontà che veniva creata, e questa volontà libera. Ed in essa racchiudemmo la nostra volontà divina, mettendola come al banco per riscuotere l'interesse del nostro amore. L'interesse del nostro amore, dell'amore divino, trinitario, della gloria, dell'adorazione che a noi veniva. Oh, come rigurgitava in noi l'amore, come fremeva di gioia nello sboccare in questa libera volontà per sentirsi dire ti amo. E quando, quindi l'atto più grande che possiamo fare, perché questo digli ti amo con il suo stesso ti amo divino, il suo stesso ti amo di volontà divina. E quando l'uomo, riempito del nostro amore, sprigionò dal suo petto la prima parola ti amo, grandissimo fu il nostro compiacimento, perché fu come se ci desse l'interesse di tutti i beni che avevamo messo in lui. Questa volontà libera, creata da noi, era la depositaria del capitale d'una volontà divina. E ci contentavamo tutto il mio interesse senza più pretendere il capitale. Perciò fu grande il dolore della caduta dell'uomo, perché ci respinse il capitale per non darci il tenue interesse. Per ragione Gesù non sanno quello che fanno, non hanno i sensi di Gesù. Cioè, scusate, non te lo prendo. Il suo banco restò vuoto e il suo nemico, facendo lega con lui, lo riempì di passioni e di miserie. Poveretto, restò fallito. Ora rivolto a Luisa, Gesù dice: ora figlia mia, siccome l'atto della creazione dell'uomo fu un atto solenne e di grande nostro compiacimento, chiamiamo e vogliamo te, Luisa, in quest'atto per ripetere le solennità dell'atto, mettendo nella tua volontà il grande capitale della nostra. E mentre ciò facciamo, il nostro amore rigurgita e freme di gioia, di grande compiacenza, perché vediamo realizzato il nostro scopo. Cioè quello di vedere atti divini nelle creature. Eh sì, di rivedere la creatura divina come, che quindi gli dava un ricambio continuo divino, come era all'inizio. Tu certo, Luisa, non ci negherai il tenue interesse, non respingerai il nostro capitale, non è vero? Perché noi signori non vogliamo, vogliamo darti questo tenue interesse, non vogliamo assolutamente più respingere il capitale che ci dai. Lo vogliamo per la tua gloria. Anzi, ogni giorno faremo i conti, carino. Ti chiamerò presente a quel primo atto quando creammo questa libera volontà. Tu per darmi l'interesse ed io vedere se posso aggiungere altro al mio capitale. Stendere. Luisa, la mia mente si perdeva nel fiat divino e pensavo tra me. Oh, come vorrei. Dunque, per... Marina, ci sei? Sì. Sto pensando, questo capitale, com'è che dunque, tu certo non ci negherai il tenue interesse, non respingerai il nostro capitale. Anzi, ogni giorno faremo i conti. Ti chiamerò presente a quel primo atto quando creammo questa libera volontà. Tu per darmi l'interesse, io vedere se posso aggiungere anche il mio capitale. Ecco, come lo sta realizzando con noi questo... Lo spiega dopo, spiego. Questo... No, dopo lei chiede, sente. Questi interessi, no, non ci neghiere questo interesse. Questo prendere questo amore divino e ridonarlo, non è tutti. Che conti sta facendo? Qui sta facendo i conti con Luisa, ha detto che vuole fare i conti tutte le sere, tutti i giorni.
In questo poi lo riprende anche in un volume successivo, nel senso che Luisa è spaventata da questo capitale enorme che c'ha dentro di sé e teme di non diciamo farlo fruttare, no? Questo viene dal Vangelo, dice: chi più ha più verrà dato, a chi poco ha anche quel poco che ha le verrà tolto. E poi c'è anche un'altra parte del Vangelo dove dice il servo ingrato, no? Chi riceve i miei doni li potrà far fruttare non 10, 20, ma 100 volte in più. Allora, che cos'è che fa un capitale che può fruttare 100 volte? Non esiste in nessun mercato finanziario del mondo possibile e immaginabile. Gesù si riferisce proprio alla sua divina volontà, che ha la capacità di moltiplicare gli atti all'infinito. Quindi se pensiamo alla divina volontà come che viene messa nell'anima, come il capitale, e il piccolo ti amo è l'atto, il flusso di interesse che in virtù di quel capitale e che può produrre l'interesse, questo piccolo interesse non è soltanto un 20%, un 5%, eccetera, ma il capitale ha la proprietà moltiplicatrice, quindi l'interesse può moltiplicarsi all'infinito. A me, per capire bene in che cosa consiste il capitale, è come se sarebbe interessante vedere in che cosa consiste la divina volontà nell'anima. Allora, innanzitutto, la divina volontà nell'anima vuol dire innanzitutto divina capacità, nel senso che per divina volontà, prima ancora che vediamo che cosa c'è dentro la divina volontà e cosa fa la divina volontà, che la divina volontà venga messa nell'anima vuol dire che l'anima acquista una capacità divina. Cioè la divina volontà non è soltanto il motore che fa gli atti e gli atti divini, ma anche il contenitore. Pensiamo ad un cavò di una banca piuttosto che a un baule contenente preziosi gioielli. Innanzitutto la divina volontà è la capacità. Allora, la umana volontà ha una piccola capacità, quella di contenere gli atti umani che noi facciamo, i miei, ciascuno, come ciascuna umana volontà è stata creata a immagine e somiglianza della divina, siccome la divina la volontà innanzitutto ha una capacità, la capacità di contenere tutti gli atti propri, nel senso che sappiamo che, non lo so, le scelte, le decisioni, gli atti che abbiamo fatto dal primo momento in cui abbiamo acquisito la ragione, che sia 6 anni, 8 anni, eccetera, tutti questi atti che abbiamo fatto umani sono passati, il cibo che abbiamo scelto e digerito è andato via, i soldi che abbiamo speso sono andati, i baci che abbiamo dato non li vediamo più, ma questi atti, queste decisioni rimangono depositate nella nostra capacità, nel contenitore chiamato volontà. Tant'è vero che il giudizio sarà semplice: noi stessi, dice Gesù, la creatura si guarda dentro di sé e vedrà tutti gli atti che sono stati depositati, gli atti suoi. A maggior ragione la divina volontà. La divina volontà è innanzitutto il contenitore infinito, la capacità infinita di contenere tutti gli atti che la divina volontà fa. Infatti Gesù dice: la mia divina volontà non è che fa gli atti e poi li disperde fuori di sé, fa gli atti e non li vuole lasciare, continua a farli e li tiene dentro di sé, quindi implica una capacità infinita e immensa. Allora, la prima parte di questo capitale che Gesù vuole mettere in noi innanzitutto è la capacità di contenere il capitale stesso. Poi, in che cosa si va a svolgere questo capitale? Gesù mette in noi i suoi attributi divini. Allora, se ci mette la sua volontà, e per volontà intendiamo innanzitutto una capacità infinita, che cosa ci va a mettere in questa capacità infinita? Tutte le sue qualità divine: il divino amore, la divina misericordia, la divina pazienza, tutti gli attributi, la divina giustizia,
che sarebbero le qualità di Dio. Allora, se pensiamo allora a questa capacità contenente queste qualità di Dio, pensiamo poi come queste qualità di Dio iniziano a mescolarsi insieme, iniziano a muoversi. Questo è chiamato il divino operare, l'operare divino. L'operare divino non è nient'altro che il modo in cui all'interno della capacità divina gli attributi divini si mescolano. Allora, la pazienza e la perseveranza, l'umiltà divina con la fiducia, tutto il modo in cui le virtù divine e le qualità di Dio si muovono, come dire, le molecole dell'acqua all'interno del letto del mare si muovono e si legano tra di loro. Questo è il modo di operare divino. Qual è il prodotto, qual è il distillato dell'operare divino, qual è il risultato dell'operare divino? Sono gli atti. Quindi gli atti divini. Fare un atto di l'atto divino della creazione dell'uomo, Gesù, la Santissima Trinità all'interno della capacità della divina volontà interna loro, hanno messo in moto i loro attributi divini, che è la potenza creatrice, l'amore, la sapienza, e li hanno messi insieme in questo operare divino e hanno fatto l'atto. Quest'atto si chiama creazione dell'uomo. Ovviamente gli atti divini, uno dopo l'altro, che cosa costituiscono? Questa è una domanda che faccio a voi. Se un atto continuamente segue un altro, è preceduto da un altro, è seguito da un altro, una successione non interrotta di atti costituisce la vita divina, no? Bellissimo, la vita divina. Allora, proprio in virtù di capire in che cosa consiste sto capitale, che cos'è la volontà divina in noi, partiamo quindi dalla capacità divina in cui sono depositati e messi gli attributi divini. Quando gli attributi divini si muovono insieme, cominciano come un motore a girare insieme, a combinarsi in infinite combinazioni, costituiscono l'operare divino. Il prodotto dell'operare divino è l'atto divino. La successione infinita di atti divini è la vita divina. Allora, immaginiamoci in che cosa consiste allora questo capitale in noi. Gesù espande la capacità dell'anima tramite la sua volontà in noi di contenere le sue qualità divine che formano il suo operare divino. Quindi ciò che viene a operare nell'anima non è più un operare di mano, ma un operare divino che opera alla divina, quindi che produce atti divini. E se questi atti sono ripetuti, costanti, infatti Gesù parla sempre: stai attenta, il tuo volo nella mia divina volontà sia continuo. Gli atti devono essere ripetuti, continui, perché così come la vita umana ha bisogno di atti continui, di respiri continui, di palpiti continui, così pure la vita divina ha bisogno di atti divini continui. E quindi, avendo dentro di noi questo capitale, metterlo a frutto vuol dire nient'altro che consentire a questi attributi divini all'interno di noi di fare continui atti, di mettere un ti amo, di mettere un ti ringrazio, di fare i piccoli giri che Luisa faceva nella divina volontà. Questo sarebbe il piccolo interesse, come fosse una piccola rendita che questo capitale infinito produce. Ovviamente se si tratta di un capitale umano, diciamo materiale, non può essere assolutamente infinito, può essere limitato, ma essendo un capitale divino anche la rendita è infinita, come per dire, un capitale diciamo di tot trilioni che produce infiniti trilioni, proprio perché ha una capacità infinita, un operare divino infinito, produce degli atti infiniti che costituiscono vita divina. E quindi allora Luisa, vedendo non soltanto con gli occhi della fede, ma vedendo, perché Gesù glielo fa vedere, in che cosa consiste, qual è l'esplosione di potenza quando la divina volontà si mette in moto e produce atti, è uno schiacciasassi, è una cosa incredibile, riempie cielo e terra. Allora Luisa si rende conto di che cosa vuol dire un atto fatto nella divina volontà e si rende pure conto di che cosa perde. Dice Gesù: perdi l'eternità, perdi il giro divino quando ti fai sfuggire un atto.
Allora quasi quasi si sentiva intimidita e Gesù gli dice: non ti preoccupare, i conti li facciamo ogni sera, quindi non è che io ti domanderò chissà che cosa alla fine della tua vita, ogni giorno facciamo i conti, mi basta vedere che tu hai fatto il tuo piccolo giro nella divina volontà. E Luisa si sente tranquilla. Quindi non so se questo dà una idea di che cosa vuol dire la divina volontà in noi come capitale, quindi capacità, in cui sono presenti degli attributi che muovendosi insieme formano il modo di operare divino. L'operare divino produce atti divini che in continua successione formano la vita divina. Allora, questo capitale è un patrimonio infinito, un patrimonio non statico ma dinamico, perché produce appunto vita divina. E da parte nostra vuole soltanto che appunto noi seguiamo questa divina volontà, e anche Luisa che faceva questi giri, anche con un piccolo ti amo, con un piccolo ti ringrazio, con un piccolo ti faccio compagnia, Luisa andava in giro tutti i giorni, iniziava dall'Eden, dagli atti ad intra della Santissima Trinità, poi si metteva in moto la macchina della creazione, Luisa metteva il piccolo ti amo in ogni cosa creata, nel basso della terra, i fili d'erba, piuttosto che gli animali, piuttosto che le montagne, le valli, eccetera, e poi il cielo con le stelle, poi il paradiso con tutti gli esseri celesti e gli angeli, poi entrava nella creazione dell'uomo, faceva insieme ad Adamo gli atti di Adamo innocente, poi iniziava il suo ti amo addirittura nell'operare della divina volontà in tutti i profeti e patriarchi e le figure dell'Antico Testamento, poi arrivava al concepimento immacolato di Maria, gli atti di Maria nel Tempio, che hanno tirato la divina volontà ad incarnarsi, l'incarnazione del Verbo. Allora, questa era proprio la sequenza degli atti della divina volontà. Ovviamente Luisa non è che riusciva ogni giorno a coprirli tutti, come pure noi, non è che riusciva tutti i giorni a coprirli tutti, non è che riusciva tutti i giorni a visitare tutti quanti gli atti e a fare tutte le cose che si poteva fare in questi atti. Per cui, ma siccome questo è il capitale alla base è infinito, e produce atti divini, allora Gesù le dice anche l'importante è che tu stai in moto, l'importante è che tu fai, il tenue interesse viene prodotto e io mi accontento del piccolo tenue interesse. Non so se questo ha senso, chiarifica. Sì, no. Ha senso, sì. Che cos'è questo capitale, che cos'è il tenue interesse? Tenue interesse sono i nostri piccoli giri nella divina volontà, il nostro fonderci nella divina volontà, il capitale, e questo tenue interesse alimenta ancora di più il capitale in noi. Il capitale in noi costituisce innanzitutto la divina capacità che mette Gesù di mettere all'interno i suoi attributi che si muovono operando, che producono atti e che formano quindi vita divina. Io. Quindi ogni volta che no, voglio saltare, ma diciamolo tutto, continuiamo. La mia mente si perdeva, scrive Luisa, nel fiat divino e pensavo tra me: oh, come vorrei vivere quell'atto primo della creazione, quello sbocco divino di intenso amore che versò sulla prima creatura quando la creò. Vorrei ricevere quell'alito onnipotente per poter ridare al mio creatore tutto quell'amore e tutta quella gloria che aveva stabilito di ricevere dalla creatura. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, stringendomi a sé, ha detto: figlia mia, è proprio questo il mio scopo di venire io stesso da te, tanto che a qualcuno potrà comparire strano e quasi fuori dal mio solito, perché quasi non l'ho fatto con nessuno di andare così spesso. Tutto ciò è per riordinare il mio atto primo del modo come creai la creatura. E perciò ritorno a te. Questo lavoro non poteva farlo, non era ancora il tempo di farlo neanche gli altri santi. Lei era la prima, doveva farlo in lei, quindi fa questo, tutto questo continuo tutti i giorni, continuamente. E perciò ritorno a te e mi trattengo con tutto ciò. E per riordinare il mio atto primo del modo come creai la creatura,
e perciò ritorno a te, mi trattengo come il più amantissimo padre con la sua figlia. Quante volte non ti ho alitato fino a non poter tu contenere il mio soffio onnipotente? Ho versato in te il mio amore contenuto fino a riempirti fino all'orlo dell'anima tua. Tutto ciò non era altro che la rinnovazione dell'atto solenne della creazione. Era la rinnovazione dell'atto solenne della creazione. Sì, dell'uomo, sì. Volevo sentire quel grande compiacimento di quando creai l'uomo. E perciò vengo da te, non solo per rinnovarlo, ma per riordinare l'ordine, l'armonia, l'amore tra creatore e creatura nel modo come fu creato. E lui sei la nuova creatura. La nuova creazione, sei la nuova creatura, sì. Nel principio della creazione dell'uomo non c'era distanza tra me e lui. Tutto era familiarità. Ma appena mi chiamava... Non appena mi chiamava, io ero da lui. Lo amavo da figlio. E come a figlio io mi sentivo tanto tirato verso di lui che non potevo farne a meno di andare a trattenermi spesso con lui. Io con te, Luisa, sto rinnovando il principio della creazione, perciò sii attenta a ricevere un tanto bene. Mi ricorda una... un passo dove Gesù dice: io con la creazione dell'uomo ho fatto una specie di gioco d'azzardo con la creatura. Non so se qualcuno si ricorda di aver letto questo passo. È un gioco d'azzardo. È proprio, come dire, Gesù ha messo una libera volontà intelligente, Dio, nella creatura, e veramente Dio non sapeva, cioè, come dire, questa volontà intelligente era veramente libera di dire come primo atto e di fare... sappiamo il primo atto di Adamo: ti amo mio Dio, autore della mia vita, mio padre, mio creatore, eccetera. E la divina volontà, la Santissima Trinità veramente aspettava, dice: che cosa farà adesso? Mi amerà, non mi amerà, sarà costante, mi tradirà? E quindi la prima manche di questo gioco d'azzardo, dice Gesù, l'abbiamo persa. Per questo è persa, vuol dire una perdita divina, e per riparare a questa manche persa dovuta a questo amore infinito che ha messo la libertà assoluta nella creatura, perché voleva fare di questa creatura, vuol fare di questo un piccolo Dio, quindi assolutamente libero, e il costo è stato incredibile, è costata tutta una redenzione, sono costate pene inaudite. E l'amore di Dio che lo porta a giocare d'azzardo con la sua creatura perché la vuole libera ed è disposto a pagare, è disposto a giocarsi pene inenarrabili, inaudite, che solo un verbo incarnato, che solo Dio incarnato poteva sopportare e doveva soffrire per riparare a quella rottura. E quindi adesso che Dio vuole compiere lo scopo per cui la creazione è stata messa fuori, dice: io devo giocare la seconda manche. E qui veramente lui ci vuole mettere tutte le attenzioni, vuol fare in modo che niente, che lavori con estrema attenzione e che la creatura che va a scegliere non gli manderà a sfascio questo gioco un'altra volta. Per questo con Luisa, lui è tutta attenzione, dice: non l'ho fatto con nessuno, vedi tutti i santi della storia delle santità, non troverai nessuna similarità, con nessuno sono andato con tanta minuziosità, con tanta insistenza, non tanto per dire delle cose, ma per lavorare io stesso nel campo dell'anima tua, per metterci, come abbiamo detto prima, pian piano, il capitale della mia volontà. Doveva, qui veramente si parla, no, con la simbologia dell'azzardo, no, del gioco, avendo perso la prima mancia di un gioco d'azzardo, gli è costata la pena dell'uomo Dio, la morte dell'uomo Dio,
Adesso la Santissima Trinità e Gesù è tutta attenzione infinita nel voler costituire, mettere, disporre, impiantare, assestare il capitale divino della divina volontà nella creatura, che deve portare a compimento lo scopo della creazione. Quindi è chiaro che lui sia una creatura unica, perché è un'opera di Dio, e Gesù giornalmente, per necessità proprio dell'opera che lui stava facendo, doveva andare a mettere nuovo capitale, a dare il giro alla rotella, no, a Luisa, così Luisa potesse iniziare a fare i giri. Ci sono tante similitudini in questo modo, negli scritti di Luisa, dove fa vedere che pian piano Gesù metteva una nuova cosa e aspettava che questa cosa iniziasse il suo operare, iniziasse a muoversi, iniziasse a dare il ritorno del tenue interesse, così che ci potesse mettere nuovi aspetti, diciamo, nuovi elementi di questo capitale divino. Sempre rimanendo in tema, volume 29, 16 maggio del 31, foga d'amore divino nel creare l'uomo e i tocchi delle qualità divine in lui. Gesù, la nostra divinità, di nostra spontanea volontà, sta sotto l'impero di un amore che corre irresistibilmente, che vuole dare alla creatura, tanto che nel creare l'uomo fu creato nella nostra foga d'amore dai tocchi delle nostre qualità divine. Il nostro essere divino, essendo purissimo spirito, non aveva né mani né piedi. Le nostre qualità divine ci servirono di mani per formare l'uomo e, riversandosi sopra di lui come un impetuoso torrente, lo plasmammo e, toccandolo, gli infondemmo gli effetti delle nostre qualità supreme. Questi tocchi sono rimasti nell'uomo e perciò si vedono in lui certe belle qualità di bontà, di ingegno, di intelligenza ed altro. Sono la virtù dei nostri tocchi divini che, continuando a plasmare l'uomo, producono i loro effetti. Sono i nostri pegni d'amore con cui lo impastammo, che ad onta che lui non si ricorda e forse neppure ci conosce, continuano il loro ufficio perenne d'amarlo. Ecco allora anche quel bisogno di carità, di fare, che dicevate prima. Sono questi tocchi divini che continuano anche se lui non lo conosciamo, anche se non lo sappiamo. E siccome quando si tocca un oggetto o una persona, chi tocca sente l'impressione della persona toccata, quindi come i nostri tocchi delle qualità divine restarono nell'uomo, così restò nelle nostre qualità supreme l'impressione di averlo toccato, sicché lo sentiamo in noi stessi. Come non amarlo? Perciò, per quanto ne faccia l'uomo, gli andiamo incontro con nuovi ritrovati d'amore. Difatti non ha ancora distrutto il mondo, nonostante che è tutto contro Dio. Perciò, per quanto ne faccia l'uomo, gli andiamo incontro con nuovi ritrovati d'amore e col nostro gradito ritornello di amarlo sempre. E anche noi vogliamo amarti sempre. Mandi sulle cose, sull'argomento, non delle cose, con le cose passate o prossimo futuro. Mi sei già di voi. Basta, zitto, buono. Si può chiedere pure con me. 72, preghiere, pagina 72. Preghiere, pagina 72. In basso. Non voglio che sia fuori tema, questo messaggio che è arrivato, non perdo, che chiede, mi è stato chiesto di pregare per una donna
che domani abortirà. Perciò preghiamo, mettiamo l'intenzione che per questo domani. Lamberto. Chi? Lamberto, 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 quello che ti porto. 72. Ti adoro, suprema divina maestà. Voglio ricambiarti l'amore della creazione, redenzione e santificazione. Sì? Nella divina volontà di Dio. Insieme? Mi fondo nel tuo santo divino volere, o suprema divina maestà, ed innalzandomi nell'infinita tua luce divina, vengo innanzi a voi, tre divine persone, Padre, Figlio e Spirito Amore, per adorarvi, benedirvi e ringraziarvi per tutti. Vengo a legarvi al vostro trono tutte le volontà umane di tutte le generazioni, dal primo all'ultimo uomo, affinché tutti riconoscano la vostra volontà suprema, l'adorino, l'amino e ne diano vita nelle anime loro. Oh Maestà Suprema, vengo nel vuoto immenso, pieno di luce della tua volontà divina non corrisposta, e qui trovo tutte le creature, ed io le prendo tutte per metterle nel tuo santo volere, affinché tutte ritornino al principio da dove sono uscite, cioè alla tua volontà. Vengo nelle tue braccia paterne per portarti tutti i tuoi figli, miei fratelli. Vengo a legarli tutti con la tua volontà, e a nome di tutti e per tutti io voglio liberarti e darti l'omaggio, la gloria, come se tutti avessero fatto la santissima tua volontà. Ma ti prego, fa che non vi sia più separazione tra la volontà divina e l'umana. E fondendomi nel tuo volere divino, giro per tutte le cose create, e su ognuna di esse imprimo ti amo per te, suprema maestà. Voglio impire tutta l'atmosfera di tanti ti amo, per ricambiare il tuo amore supremo di tanto amore verso le creature. Anzi, giro per ogni pensiero di creatura e vi imprimo il mio ti amo, per ogni sguardo e vi lascio il mio ti amo, per ogni bocca e su ogni parola succedo il mio ti amo. Giro per ogni palpito, opera e passo e li copro col mio ti amo, che dedico a te, mio Dio. Scendo fin laggiù nel mare, nel fondo dell'oceano, ed ogni guizzo di pesce, ogni goccia d'acqua, li voglio riempire del mio ti amo. Mio dolce creatore, continuo a fondermi nel tuo divino volere, e voglio dolermi di tutte le offese che a te vengono fatte. Proseguo il mio giro nella tua volontà divina non corrisposta, e trovo tutto il dolore che tu, mio dolente Gesù, avresti per tutti i peccati. Lo prendo, lo faccio mio e giro ovunque, nei luoghi più reconditi e segreti, nei luoghi pubblici, su tutti gli atti umani cattivi. Voglio dolermi per tutte le offese che tu ricevi e per ciascun peccato. Voglio gridare in ogni modo di tutto il creato, raccogliendo in me tutto il dolore di tutte le colpe. Perdono, perdono. Non c'è offesa fatta a te, mio Dio, sia pure la più lieve, di cui io non mi dolga e chieda perdono. E perché, oh Padre mio, tu senta questo mio implorare perdono per tutti i peccati, imprimo il mio grido perdono nel rumoreggiare del tuono, affinché tuoni in tutti i cuori il dolore di averti offeso. Perdono nello scoppio della folgore, doloroso pentimento nel sibilo del vento, che gridi a tutti pentimento e invocazione di perdono.
anche nel tintinnio delle campane, imbrico il mio dolore e perdono. Insomma, così di tutto. E poi ti porto, mio Signore, il dolore di tutti e da te per tutti lo perdono. Gran Dio, fa scendere la tua volontà sulla terra, affinché il peccato non abbia più luogo, perché è la sola volontà umana che produce tante offese. Fondendomi in te, o supremo volere, giro senza sosta in ogni tua opera per tenerti compagnia. Voglio ricambiarti, mio Dio, di tutto l'amore che avresti per tutte le creature nella creazione. Voglio onorarti come creatore di tutte le cose e perciò giro per tutte le stelle e in ogni scintillio di luce imprimo il mio ti amo e gloria a te, mio creatore. Giro in ogni atomo di luce del sole che scende nel basso e imprimo il mio ti amo e gloria. Giro in tutta l'estensione dei cieli, tra la distanza di un passo all'altro, e imprimo il mio ti amo e gloria. Nel borgheggio dell'uccello, nel guardare sulle spirali, metto il mio amore e gloria a te, mio creatore. Nel filo d'erba che spunta dalla terra, nel fiore che sboccia, nel profumo che si eleva, amore e gloria. Sull'altezza dei monti e nella profondità delle valli, amore e gloria. Giro per ogni cuore di creatura e come se mi volessi chiudere dentro, grido dentro di ogni cuore il mio ti amo e gloria a te, mio creatore. E dopo aver riunito tutte insieme, in modo che tutto ti sia ricambio d'amore ed attestato di gloria per tutto ciò che tu hai fatto nella creazione, vengo al tuo trono e ti dico, Maestà Suprema, nella tua volontà ho girato dappertutto affinché tutte le cose ti glorifichino, ti amino e ti benedicano. Fa scendere ora la tua volontà sulla terra affinché vincoli e raffermi tutti i rapporti tra creatore e creatura. E così tutte le cose ritorneranno nell'ordine primiero da te stabilito. Girando, mio Gesù, nella tua volontà divina non corrisposta, scendo nel basso di quel luogo immenso e ricambiarti, o mio Redentore, dell'opera della redenzione. E come se trovassi in atto tutto ciò che tu facesti, voglio darti il ricambio di tutti gli atti che avrebbero dovuto farti tutte le creature nell'aspettarti e riceverti sulla terra. E perciò, trasmutandomi tutta in amore per te, mio amato Gesù, riprendo il mio ritornello. Ti amo nell'atto di scendere dal cielo per incarnarti, ed imprimo il mio ti amo nell'atto in cui fosti concepito nel seno purissimo di Maria Vergine. Ti amo nella prima goccia di sangue che si formò nella tua umanità. Ti amo nel primo palpito del tuo cuore per segnare tutti i tuoi palpiti con il mio ti amo. Ti amo nel tuo primo respiro, ti amo nelle tue prime pene, ti amo nelle prime tue lacrime che versasti nel seno materno. Voglio ricambiare le tue preghiere, le tue riparazioni, le tue offerte col mio ti amo. Voglio suggellare ogni istante della tua vita col mio ti amo. Ti amo nel tuo nascere. Ti amo nel freddo che soffristi, ti amo in ogni stilla di latte che succhiasti dalla tua mamma santissima. Intendo riempire coi miei ti amo le fasce con cui la tua mamma ti fasciò.
stendo il mio ti amo sopra quella terra in cui la tua cara madre ti ha da giorno nella mangiatoia e le tue tenerissime membra sentirono la durezza del fieno, ma più meglio il fieno la durezza dei cuori. Il mio ti amo suggella ogni tuo bacito e tutte le tue lacrime e pene della tua infanzia. Faccio fuori il mio ti amo, invito i rapporti e comunicazioni ed amore che resti con la tua immacolata madre. Ti amo nei suoi carissimi baci, in tutte le parole che truscesti, nel cibo che prendesti, nei passi che facesti, nell'acqua che bevesti. Ti amo nel lavoro che facesti con le tue mani. Ti amo, mio Gesù, in tutti gli atti che facesti in tutta la tua vita nascosta. Succede il mio ti amo in ogni tuo atto interno e nelle pene che soffrissi. Stendo il mio ti amo su quelle vie che percorressi, nell'aria che respirassi, in tutte le prediche che facessi nella tua vita pubblica. Il mio ti amo scorre nella potenza dei miracoli che operassi, dei sacramenti che istituisti. In tutto, mio Gesù, anche nelle fibre più intime del tuo cuore, imprimo il mio ti amo per me e per tutti. Il tuo volere mi fa tutto presente, ed io nulla voglio lasciarti in cui non ci sia impresso il mio ti amo. Come piccola anima figlia del tuo volere, sento il dovere, se altro non so farti, che almeno tu abbia un piccolo ti amo per tutto ciò che hai compiuto per me e per tutti. E perciò il mio ti amo ti segue in tutte le pene della tua passione, in tutti gli sputi, gli sprezzi, gli insulti che ti fecero. Il mio ti amo suggella ogni goccia del tuo sangue che versasti, ogni colpo che ricevesti, in ogni piaga che si formò nel tuo cuore, in ogni spina che trafisse la tua testa, nei dolori acerbi della crocifissione, nelle parole che pronunciassi sulla croce. Vive l'ultimo tuo respiro, mi intende imprimere il mio ti amo, poi voglio chiudere tutta la tua vita, tutti i tuoi atti e il mio ti amo. Dovunque voglio che tu tocchi, che veda, che senta il mio continuo ti amo. Il mio ti amo non ti lascerà mai, il tuo stesso volere è la vita del mio ti amo. Quel divino volere del Padre tuo, che tanto amassi e facessi in tutta la tua vita sulla terra, si faccia conoscere a tutte le creature, affinché tutte lo amino e adempiano la tua volontà, come in cielo e così in terra. Mio Gesù, voglio vincerti in amore, affinché doni la tua volontà a tutte le creature. Vieni, o volere supremo, a regnare sulla terra, investi tutte le generazioni, vinci e conquista tutti. E aggiungere qualcosa, Marina, o chiudiamo con la benedizione di Maria Santissima? No, chiudiamo con la benedizione. Ringrazio perché abbiamo fatto insieme il nostro, abbiamo dato il nostro tenue interesse. Sì. Con questi atti a me mi vedo sempre i brani da cui sono stati tratti, no, queste preghiere. E se voi avete avuto l'opportunità di leggere il volume 17, proprio nel maggio del 17, il 10 e il 17 maggio del 1925, Luisa fa questi giri enormi, mette il ti amo, fa il dolore perdono in ogni atto di Gesù, eccetera. Poi alla fine di questo passo, Gesù per la prima volta le indica una cosa importante. Dice: guarda che non hai finito il tuo giro, adesso devi entrare nell'ordine della grazia.
Quelli sarebbero i giri nella santificazione, quindi nell'opera dello Spirito Santo. E è bello vedere come, dopo che Luisa per tante volte ha fatto questo giro bellissimo, non si è fatta sfuggire niente, allora Gesù dice: adesso devi entrare nell'ordine della grazia, nei gemiti inenarrabili dello Spirito Santo, in tutte le grazie che lui dà, quindi nel giro nelle opere della santificazione, che sono i doni dello Spirito, i sacramenti, il sacerdozio, le grazie date, la santificazione delle anime, le grazie di conversione, le grazie di santificazione. E quindi nella volontà di Dio, anche se adesso interrompiamo insieme questo giro, però nella divina volontà ognuno di noi lo continua e intendiamo continuarlo nell'ordine della grazia, per mettere il nostro ti amo in tutte le opere, in tutti gli atti dello Spirito Santo, per la purificazione, conversione e santificazione delle anime. E questo passo ovviamente per il sacerdozio, l'amministrazione dei sacramenti, il magistero della Chiesa e anche le traversie della Chiesa, l'apostasia, i martiri, fino al trionfo finale che è la celeste Gerusalemme. E qui ovviamente il nostro giro tripudia ed è al suo compimento. Andiamo avanti. Sarebbe bello, importante, perché sempre siamo rimasti un po', perlomeno personalmente, appunto su questi giri nella santificazione. Ci stanno una pagina. Quindi la santificazione, ci sono andato con l'accenno. Li abbiamo fatti tante volte. Soltanto un accenno. Innanzitutto è bello considerare che Gesù non ha dato queste sono, diciamo, non lo so chi ha scritto queste preghiere, ma è un modo possibile, non so se l'ha fatto Carla o qualsiasi altro, comunque è la divina volontà che l'ha scritto. Però la cosa bella, secondo me, anche è appunto andare sempre all'origine dei volumi. Ma infatti queste qui è tutto il volume 17, per noi poi inserito 10 qui. È bellissimo. Dove possiamo fare, dove abbiamo fatto i giri l'abbiamo fatti per esempio quel passo del, mi pare, 5 novembre 1924 nel volume 16, dove Gesù parla dei gemiti inenarrabili dello Spirito Santo in ogni sacramento. Allora siamo entrati nel battesimo, siamo entrati in tutti i sacramenti. In più possiamo entrare nei doni dello Spirito Santo, nella conoscenza, nell'intendimento, nella sapienza, la pietà, la fortezza, il santo timor di Dio. Possiamo entrare nel ministero del sacerdozio e riparare Gesù per le offese che riceve e lodarlo per il ministero sacerdotale. Possiamo entrare nel magistero della Chiesa di tutti i papi, da San Pietro fino all'ultimo papa. Questo lo possiamo fare in tanti modi diversi, però è bello sapere che ovviamente il giro dell'anima, della divina volontà, non può non concludersi nell'apoteosi finale, che è il terzo fiat, proprio in cui lo Spirito Santo opera. E dopo tanti doni, dopo tanti gemiti, dopo tante porte sbattute in faccia e dopo anche tanta tortura, tanti tormenti, tanti martiri, tanta apostasia e ingratitudine, trionferà con il regno della divina volontà come in cielo così in terra. È un giro nell'ordine della grazia, nella terzofia, anche mettere il nostro ti amo su ogni singola parola del Vangelo, dell'Antico Testamento e soprattutto alla fine su ogni singola parola di questi scritti, perché ogni parola di questo scritto è una vita divina. Quindi vediamo quante opportunità abbiamo, come ce la possiamo svolgere, in quanti modi possiamo girare nel terzo fiat. Importante che lo sappiamo, no? Che il nostro giro non finisce con l'ascensione di Gesù all'assunzione di Maria Santissima, ma lì proprio prende la catapulta e si fionda dentro l'opera che è il compimento del regno della divina volontà come in cielo e così in terra, che è proprio il terzo fiat, e lì ci sta da smazzare. Perché non lo facciamo una volta insieme? Certamente, cioè, per le prossime volte.
Ci pensi tu? A questo giro della santificazione, così? No, possiamo, vedi, perché... possiamo uno per ciascuno, possiamo come dandoci il cambio, ognuno può, per esempio, possiamo dire, dai, entriamo nei sacramenti, ci aiutiamo a vicenda, poi dice, dai, entriamo nel sacerdozio. E dice, dai, entriamo nelle grazie di conversione, entriamo anche nei castighi, dai, entriamo nel magistero papale, nell'infallibilità del Santo Padre, entriamo negli atti dello Spirito Santo all'interno del magistero della Chiesa, e ci suggeriamo a vicenda e ce lo facciamo. E poi... ovviamente entriamo negli atti della divina volontà in tutti i figli del divin volere, e quindi ovviamente gli spunti, certamente facendoli insieme ci possiamo dare tanti spunti a vicenda, e ognuno può arricchire l'altro, ma eviterei la scrittura di un testo, perché poi resta, come dire, fissato, no? Utilizziamo proprio lo Spirito Santo, che è il creatore, lo spirito che vola in tante direzioni, assicuriamo allo spirito la sua potenza creatrice e il soffio che volta per volta ci indirizza in una direzione piuttosto che in un'altra, così che il giro resta mai chiuso, mai finito, ma c'ha sempre infinite direzioni. Però i fondamenti principali dell'ordine della grazia sono proprio quelli, diciamo, iniziare dai sacramenti, il sacerdozio, la chiesa, le conversioni, i castighi e tutto quanto fino alle verità del vivere nel divin volere, dove noi ci dobbiamo mettere il ti amo, il ti ringrazio di ogni creatura passata, presente e futura, su ogni virgola, su ogni nano apostrofo di questi scritti, perché possano, appunto, un capitale così grande possa ricevere il tenue interesse. Proprio questi scritti sono la capacità divina che mostra tutta la potenza degli attributi divini nel loro operare, formando atti divini che appunto vogliono moltiplicare la vita divina nell'anima. E questo è il terzo fiat. Vabbè, adesso mi fermo, se no poi non finisco più. Sì, anche perché poi il cuoco strilla, e giustamente, perché la pasta si scuoce. Dunque, scusa un attimo, soltanto una cosa. Tu dici sempre, quando parli dei gemiti, parli sempre del volume 16. Io ho il volume 18, il 5 novembre del 25. Perché a volte io mi fisso che è volume 16, ma in realtà è giustamente il volume 18. Quel 5 novembre è lì, 1925, 25, vero? 25, sì. Va bene, grazie. Sì. La benedizione di Maria Santissima, 238. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sovrana Regina, vivendo nella divina volontà, ti chiedo per me e per tutti la tua santa benedizione. Scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta, sopra gli afflitti e li consoli, sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene, sulle anime purganti e smorzi loro il fuoco che le brucia. La tua benedizione materna sia pegno di eterna salvezza a tutte le anime. Nella divina volontà, Maria Santissima ci benedica, ci preservi da ogni male e pronunci in noi il suo fiat. Regina del divino volere, prendimi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina. Mio Gesù, entro nel tuo volere e faccio mio l'amore e le preghiere della Mamma Santissima, di Luisa e di tutti i santi, per poterti amare e pregare, mio dolce Gesù, con lo stesso amore e le stesse preghiere della Mamma Sovrana,
e con l'amore e preghiere di tutto il cielo. Maria, madre regina del divino volere, prega per noi. Luisa, piccola figlia della divina volontà, prega per noi. Sant'Annibale Maria di Francia, prega per noi. Vieni, o volere supremo, a regnare sulla terra. Investi tutte le generazioni, vinci e conquista tutte. Amen, fiat. Grazie Marina. Grazie a voi, sono tanti. Grazie. Con pranzo. Noi dopo il pranzo di Piacenza, come sempre, diamo la preghiera con l'ora della passione. Grazie fratelli, ciao. Grazie, ciao. Madre di Dio. Ciao Fiat. Ciao. Che c'è? Devo dire tre giorni di buio, devo dire. Gli ha preso la tua volontà come vita, Signore, vieni in noi divina volontà a leggere la tua santissima umanità, l'atto che tu hai già fatto per noi di leggere, con tutte le riparazioni che tu hai fatto, tutta la gloria che Gesù tu hai già dato al Padre per questa lettura e per tutte le letture del mondo. Vogliamo vivere insieme a te, facciamo nostro il tuo atto. Ogni cosa creata doveva subire l'azione di Adamo. E Gesù spiega come Dio è il primo modello della creazione. Adamo è il secondo, il terzo è chi deve far ritornare il regno del Fiat divino. Volume 23, 10 novembre 27. Scrive Luisa. 49. Stavo seguendo il mio giro nel volere divino e giunta nell'Eden stavo glorificando il mio creatore nell'atto che col suo alito onnipotente infondeva la vita nel corpo del mio primo padre Adamo. E il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia, con che ordine d'armonia fu creato l'uomo? Adamo fu creato da noi, re di tutta la creazione. E come re teneva la supremazia su tutte le cose. E se non ci avesse respinto il nostro Fiat, riprendo il pensiero. Con che ordine d'armonia fu creato l'uomo? Adamo fu creato da noi, dalla Trinità Santissima, fu creato da noi re di tutta la creazione. E come re teneva la supremazia su tutte le cose. E se non ci avesse respinto il nostro Fiat, possedendo l'unità di esso, in tutta la sua vita avrebbe riempito degli atti suoi tutte le cose create. Andiamo avanti la lettura, poi però qualcuno ci può far riflettere un po' su questo. Mi sarebbe rimasto solo Adamo. Come re, solo Adamo no. Come re e padrone teneva il diritto che ciascuna cosa creata doveva subire la sua azione. Doveva essere investita dalla sua luce, perché ogni sua azione era un sole, uno più bello dell'altro. Erano tutti atti divini, di volontà divina, quindi atti di Dio, perché c'era un sole infinito. Sicché lui doveva formare la corona a tutta la creazione. Non sarebbe stato vero re se non avesse conosciuto tutti i suoi domini, non avesse avuto il diritto di mettervi gli atti suoi in tutte le cose da noi create. Succedeva come quando un tale è padrone di un terreno, il quale, come padrone, tiene il diritto di passeggiarvi dentro, di piantare fiori, piante, alberi, insomma tutto ciò che vuole. Tale era Adamo. Con la potenza del nostro Fiat divino faceva ciò che voleva, si bilocava in tutte le cose create e se parlava, se amava, se adorava ed operava, la sua voce risuonava in tutta la creazione. Ed essa, la creazione, era investita dell'uomo, dell'adorazione ed opera di lui. Quindi la divinità sentiva l'amore, l'adorazione, l'opera del suo primo figlio in tutte le opere sue. Devi scappare, Anna, no? Devo andare all'ospedale. Perché deve andare all'ospedale? Perché al marito piuttosto grave. Domani comincia la chiesa, il marito qui. Sono alle due. Mi dispiace. Non di più. Adesso lo faccio dare, qua cambia di giorno. Certo. Io ho bello, Perché non stai appiccicato alle persone. Sì, vabbè, ma il vero secondo, non è. Ciao.
Ciao Anna. Anna, Marina ti ha salutato. Maria ti saluta. Grazie, Marina. Ciao Anna. Ciao. Prega per me. Assolutamente. Per tuo marito, ci deve coprire. Come si chiama tuo marito? Luigi. Si chiama, hai detto? Luigi. Luigi si chiama? Sì. La maschile di Luisa. Luigi. Ciao. Mettilo sotto la produzione di Luisa. Luisa, che era lo stesso omonimo. Ciao, un bacio a tutti. Ciao. Ciao tesoro. Prendi qualcosa, un po', pizzette qualcosa prima di andare via, Anna. E Carla? Sì. No, dicevi adesso ti sei fermata qui questo paragrafo? Sì. Allora, prima di andare avanti, magari ecco, ciascuno di noi può dire quello che è importante, che almeno cerchiamo di cogliere una gocciolina di delle tonnellate di luce, no? Sì. Allora, giustamente tu hai detto fermiamoci qui. E non ne voglio essere sempre io quella che dice mi è venuta in mente questa cosa, riflettiamo su questa cosa. Magari, ecco, non so se qualcuno ha riflettuto su questa cosa, da questo primo paragrafo di questo brano, del volume 23. Se no parlo io. Ascoltiamo te, cara. No, non è che... No, era una soltanto una... Cioè, questi brani su Adamo sono meravigliosi, questa selezione qua è incredibile, soprattutto col volume 23 e 24. Però mi viene da pensare adesso, prima che Gesù spieghi cosa vuol dire quello che troviamo nel titolo, perché non è ancora stato spiegato, Dio è primo modello della creazione, Adamo il secondo, il terzo è chi deve ritornare il Fiat. Mi è venuto, diciamo così, in mente di vedere come in questo brano le cose create, allora all'inizio quando abbiamo iniziato a sentire delle cose create, il primo brano sulla creazione, a parte il volume 1 quando Luisa cercava Gesù, no, ci ricordiamo, diceva io dove stanno, io lo cercavo tra le rocce, tra le bestie, tra i fili d'erba, voi ce l'avete, ditemi dov'è che lo posso trovare. Quindi Luisa, questo penso che il primo giro nella creazione, no, lo troviamo nel volume 1, che quasi istintivamente lei diceva io non lo trovo Gesù, ma so che voi ce l'avete, perché Gesù non può stare separato dalla sua creazione, allora ditemi dov'è. È quasi un giro istintivo, struggente, prima che ancora Gesù le avesse parlato, ancora prima che facesse il matrimonio mistico, quello della croce, e ricevesse il seme del vivere nella divina volontà, ma c'era quella intuizione, cioè per la grazia. Poi e ci sono altri punti nei primi volumi, però il primo brano dove esplode il tema della creazione mi pare che sia intorno al 1919, il 20 febbraio, giù di lì, quando Gesù dice vieni Luisa, vieni nella mia volontà e vieni a vedere la maestà suprema che mette fuori tutta la macchina dell'universo e tutte le cose create sono messe fuori nel Fiat, e nel Fiat devono ritornare. Poi allora piano piano quando Gesù inizia a parlare delle cose create, per esempio nel volume 13 fa molte similitudini sull'acqua, no? L'inizio del volume 13 quando Gesù dice vedi l'acqua è una cosa creata che possiede in sé l'unità, perché anche i palazzi, voglio dire, pure tutte le cose che sono create, che sono fatte dall'uomo, ci deve sempre stare l'acqua dentro, altrimenti nulla si può fare. Lo stesso poi inizia a parlare del sole come similitudine, come relatore della luce di Dio, e quindi la luce come similitudine dell'atto unico, perché questa luce ha una fonte che è la Santissima Trinità, però è compatta, indivisibile, immensa, infinita, e ha mille proprietà. È un atto di luce unico, però quando vai a vedere gli effetti che la luce fa, fa un'infinità di atti diversi. Aspettiamo. Sta qua. Ah, sta qui, ah, in pubblico.
Sì, sì, sto qui a 350 km da voi. Freddo, pure. Sì, no, sì, c'ho freddo e allora mi metto questa. Ho sentito. Stai nelle Puglie? Nelle Puglie? Sì, sì. Provincia di Foggia. Allora, non lo so se l'ho presa troppo alla lontana, ma seguiamo il punto, no? Allora, poi nella creazione Gesù invita Luisa pian piano, volume 15, a entrare nelle cose della creazione. Il giro nella creazione esplode nel volume 20, dove Luisa mette il ti amo, poi il ti amo ti dà il diritto di possesso, quindi tu possiedi le cose create, addirittura puoi fare compagnia a Dio nell'atto che fa nelle cose create. E come dire, c'è sempre qualcosa che la creatura deve scoprire, cioè deve scoprire l'operare della divina volontà all'interno delle cose create, affinché le cose create possano finalmente partorire nella creatura il bene che ci hanno. Questi beni nelle cose create, ricordiamocelo sempre, non è soltanto lo scopo per cui la cosa creata è stata materialmente creata, come quello di irrigare dell'acqua, di togliere la sete, eccetera, ma ci troviamo ad un livello divino di canali, ci troviamo a livello di atto divino presente nelle cose create, che in ogni cosa creata dà una tipologia di amore diverso, una sfumatura di grazia diversa, un pezzo di conoscenza diverso, un pezzo di rappresentazione diverso. Tant'è vero che la creazione viene definita le membra e Dio la testa, e quindi la creazione riceve l'atto della testa e lo vuole riversare nell'uomo. E quindi diciamo che fino a un certo punto dobbiamo aprirci a tutto quello che la creazione contiene, perché la possiamo ricevere. Qui vediamo un passo successivo in cui sappiamo che Adamo, per definizione, proprio per creazione, lui non doveva esercitare la fede, non ha senso la fede, perché lui aveva la scienza infusa, e l'intelletto ripieno, infuso di tutte le scienze e le conoscenze naturali, e doveva soltanto sperimentarle, diciamo, tramite i suoi atti. Lui conosceva già, si sentiva inondato dall'amore che Dio ci aveva messo in quel filo d'erba, andandolo a toccare, andandolo a guardare, andandolo a carezzare. Lui sperimentava con i sensi, con le potenze dell'anima e dell'intelligenza, quello che già era infuso nell'anima sua. Allora, in questo punto del volume 23 avviene quel passo successivo in cui non soltanto la creazione dà all'uomo, ma la creazione deve ricevere dall'uomo, perché soltanto tramite l'uomo la creazione può compiere lo scopo per cui è stata creata. E quindi Adamo doveva riempire, come si dice qui nel volume 23, riempire tutta la creazione con tutte le cose create con i suoi atti. E quindi Dio aspetta il compimento e la gloria della creazione tramite l'uomo, che doveva andare nelle cose create conoscendole in modo specifico, particolare, sostanziale, possedendone quindi la sostanza e l'identità. Lui andava a riconoscere quella conoscenza, quella grazia, quell'amore particolare in ogni cosa creata, e lo ricambiava, dandogli, come dire, dando la pariglia, come dice Gesù: tu mi hai dato tanto e io ti do tanto. E quindi in ogni cosa creata lui ci doveva mettere quell'amore particolare di ritorno, quella adorazione, quel ringraziamento. Così le cose create si andavano a riempire di atti intelligenti. Le cose create potevano dare tramite l'uomo gloria a Dio, come se esse avessero una libera volontà intelligente. Quindi è sacrosanto dovere e diritto della creatura di andare a dare ritorno di amore, di adorazione al creatore in ogni cosa creata, dando ad ogni cosa creata ragione e voce. E quindi questo faceva Adamo, questa è la vita di Adamo, il crescete e il moltiplicatevi.
Lui dalla creazione riceveva il nutrimento per vivere nella divina volontà e per moltiplicare e far crescere i suoi atti. E come ricambio lui ricambiava Dio e lo faceva attraverso la creazione. Nella creazione ci andava a mettere il ritorno di amore, di ringraziamento per ogni cosa che lui aveva ricevuto. E quindi Dio è il primo modello della creazione, nel senso che in Dio è contenuta tutta la creazione. Adamo doveva ripetere in sé tutta la creazione e quindi diventare secondo modello della creazione, contenerla in sé, perché lui, quando lui va a possedere le cose create e mettersi il suo atto, lui lo possiede, quindi le replica all'interno di sé. Quindi in Dio ci sono tutte le sue opere, e con gli atti crescenti continui di Adamo il modello della creazione doveva replicarsi in maniera perfetta, come uno specchio, come una memoria vivente, all'interno di Adamo, con la differenza che diventava una creazione intelligente, diventava una creazione parlante, diventava una creazione animata, e quindi Dio si vedeva ritornare se stesso dalle sue opere. Questo mi piace tanto, la storia di Pinocchio, perché alla fine, dopo tanto diciamo amore, Dio, Geppetto vede ritornarsi se stesso, quindi suo figlio, da una sua opera, da un pezzo di legno. E quindi tramite Adamo Dio riceve la gloria della creazione, perché dice: io ho creato delle cose, e tramite la divina volontà operante nella creatura uomo io ricevo me stesso, ho fatto una torta e ricevo la copia di me stesso. E questa è la gioia immensa che riceve Dio, che fa opere e vuole ricevere vita. Questa è una follia di Dio, la follia di amore, che abbiamo detto l'altra volta. Avrebbe potuto dare, mettere vita, intelligenza nelle cose create, ma non l'ha volute fare, si è legato le mani e dice: questa, il ritorno di gloria e di vita dalla mia opera dipenderà dall'uomo. Per questo l'uomo è così cruciale e importante nella creazione. E per questo ogni teoria evoluzionistica che vorrebbero l'uomo evolversi da altre cose o animali creati mina alla base tutta la teologia e la verità della rivelazione e lo scopo stesso della creazione. Non so se mi sono spiegata. Sì, grazie. Ora tutto l'operato d'Adamo sarebbe rimasto in tutta la creazione come il primo modello a tutti i suoi discendenti, i quali avrebbero modellati tutti gli atti loro ai riflessi di luce degli atti suoi. Ed egli, come primo padre, avrebbe dato in eredità a tutti i suoi posteri, che non solo avrebbero tenuto il loro modello, ma il possesso dei suoi stessi atti. Quale sarebbe stata la gloria nostra e sua vedere l'operato del nostro caro figlio, del nostro prezioso tesoro partorito dal nostro amore, fuso con le opere nostre? Quindi l'eredità di Adamo innocente, lui doveva trasmettere tutto quello che aveva ricevuto da Dio, la vita della divina volontà, ma la vita viene alimentata con gli atti, e gli atti si moltiplicano nelle cose create. Quindi questo patrimonio crescente di atti Adamo l'avrebbe trasferito creatura dopo creatura, a cascata. Ogni creatura viene arricchita dagli atti della creatura precedente, quindi si fondono insieme, è la vera comunione degli atti, la vera comunione dei santi, che noi lo sappiamo per il catechismo che è la comunione dei santi in cielo, ma doveva essere la comunione dei santi in terra. Quindi Eva e tutti i discendenti, e noi compresi, dal nostro padre Adamo e da tutti quelli venuti dopo di lui, riceviamo e veniamo arricchiti da tutti gli atti loro, e siamo chiamati a metterci i nostri. E quindi questa, la creazione spirituale, quindi degli atti spirituali, sarebbe stata una valanga, un moltiplicatore, una crescita esponenziale. Questo è il crescete e moltiplicatevi.
che viene a volte interpretato soltanto a livello di moltiplicazione del genere umano con la continuazione della specie, ma il vero crescete e moltiplicate vi è attraverso la moltiplicazione degli atti nella divina volontà, in tutte le cose create che formano il modello di Dio e delle sue opere dentro l'uomo. Questo patrimonio dinamico di atti spirituali si doveva trasmettere a valanga. Purtroppo però si è interrotta la prima trasmissione con Adamo. Scusa, ma sì. Se Adamo è stato il modello e la volontà di Dio, perché il peccato? Perché allora il peccato di Adamo? Perché l'ha creato, direi, imperfetto? Questo è il mio dubbio. No. Ma se lui rappresenta il modello di Dio, cioè la volontà di Dio, è libera la volontà. Parliamo di volontà, scusate. Ma il libero arbitrio ce l'ha messo dopo il buon Dio. No, quando ci ha creato. Allora, il modello di cui stiamo parlando è un modello della sua volontà. Ups. Certamente, è un modello in fieri. Questo è un pensiero che spesse volte ci può tentare, perché vediamo tutto il bello della divina volontà e diciamo: ma com'è sto peccato? Infatti è un buon segno, perché i figli della divina volontà, delle cose di Dio, delle opere belle sue, della sua volontà, ci capiscono. Ma la cosa che diventa più astrusa e quasi inconcepibile è il peccato. Allora, come abbiamo detto, questo modello di Dio e delle sue opere in Adamo non era presente alla creazione, doveva formarsi, per questo il crescete e il moltiplicatevi. Adamo è come se avesse ricevuto all'inizio uno stampo e quindi la scienza infusa delle cose naturali e le conoscenze spirituali alcune, ma queste dovevano continuare, perché Dio nel fresco della sera ad Adamo doveva continuare a dare lezioni di cose spirituali, mentre le cose naturali lui le conosceva, le doveva soltanto sperimentare tutte. Lui però, con le lezioni che Dio gli avrebbe dato, che sono quelle che Gesù dà a Luisa, infatti Gesù ha continuato con Luisa là dove si era fermata con Adamo, doveva conoscere sempre più il suo Dio e rendere questa conoscenza viva dentro di sé tramite la ripetizione dei suoi atti, quindi applicare quelle verità ricevendone la sostanza tramite la creazione e tramite gli atti divini. Ovviamente, quindi Adamo non è stata fatta da Dio come opera compiuta, è stata fatta come opera iniziale, come una catapulta che doveva poi crescere e raggiungere la copia perfetta del creatore. Avendo raggiunto quella copia perfetta del creatore, in un'estasi, così come era stato creato, in un'estasi d'amore doveva passare dal paradiso terrestre sulla terra al paradiso celeste, appunto, in cielo. Dice: ma perché il peccato? Questo è il punto, no? Allora, Adamo gli è stata messa una prova e quindi è una tentazione quasi dover pensare che Adamo non doveva fallire, e secondo me, e lo vediamo in mille volte nel modo in cui noi stessi, diciamo, ci troviamo nella divina volontà, è facile per noi cadere. Allora Adamo ha ricevuto lui stesso una prova, per cui non doveva ricevere e avvicinarsi ad ogni cosa creata, ad ogni verità, tranne che a quella verità, quella conoscenza pericolosa per lui, contenuta in l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, questo è il punto, che quando uno è innocente il male non lo conosce proprio, però il male c'era purtroppo, perché il buio si era separato dalla luce, perché un certo numero di esseri angelici si erano distaccati da Dio, e questa è una verità, e questo quindi il maligno era entrato nel creato e voleva insidiare l'opera più bella del creato, ovvero sia l'uomo.
E non avendo potuto attaccare l'uomo direttamente, perché Adamo viveva, come dire, in un'estasi, viveva sempre concentrato, focalizzato, si sentiva come inondato dalle inondazioni della divina volontà che gli provenivano da ogni cosa creata. L'ho attaccato tramite la sua copia, la sua figlia, diciamo, Eva, che era meno formata di lui. E diciamo che Dio formava Adamo e Adamo doveva formare i suoi discendenti. Allora la sua prima, diciamo, discendente è Eva, ed era più attaccabile dal maligno che Adamo stesso, ed è tramite Eva che lui è stato. Di questo ne abbiamo parlato molto nelle settimane passate. E quindi perché il peccato? Perché prima ancora che la opera fosse inattaccabile, il nemico ha teso l'insidia, e siccome Dio voleva quella prova di amore per poter dare con diritto ad Adamo tutto quello che gli aveva dato, per poterlo dare con merito, con diritto di giustizia, per lui e per tutte le seguenti generazioni, la prova era necessaria, come in ciascuno di noi la prova è necessaria. Adesso ci sono tipologie di prove diverse. Possiamo dire che la prova che ha pagato Adamo, che doveva passare Adamo, magari non era una prova difficilissima, però essendo che lui non aveva nessuna conoscenza del male, come un allocco è caduto, e quindi per un istante si è distratto e si è dimenticato che Dio lo amava, e lì dove finisce l'amore comincia il peccato. E quindi è bastato poco, è bastata una sfumatura di disamore per far entrare la colpa, e le conseguenze sono state devastanti. Però ricordiamoci pure che Dio non ha voluto il peccato originale, però se ne è servito del peccato originale per dimostrare un amore ancora più grande. Per questo si dice, chi è San Tommaso, Sant'Agostino, non so chi è che ha detto felice colpa, Sant'Agostino. Allora tramite proprio quella colpa Dio se ne sarebbe servito per schiacciare in maniera ancora più umiliante il nemico, perché avrebbe dimostrato un amore ancora più grande, non soltanto un amore celebrante nella creazione, ma un amore penante nella redenzione. Adamo conosceva e andava conoscendo sempre di più, perché ne riceveva il modello dei suoi atti, il Verbo incarnato, che si sarebbe incarnato comunque nel centro del tempo e dello spazio. Ma del Verbo incarnato conosceva soltanto gli atti divinizzanti, gli atti glorificanti. Del Verbo incarnato invece non conosceva, per giustizia ovviamente, per necessità, gli atti penanti. Ecco, la colpa ha dato modo e necessità a lui e all'umanità di conoscere anche quell'amore più grande di Dio, che è l'amore che soffre, che è l'amore che muore per dare la vita al proprio creato. Non so se questo è chiaro. Sì, sì. Grazie. E comunque ricordiamoci una cosa, perché questo mi è successo a me, succede a tante persone, eccetera. La strategia più sottile e più dolorosa del nemico è quella di instillare in noi la domanda di un perché, che quasi vuole insinuare il fatto che Dio non ha avuto abbastanza misericordia, che Dio non ha fatto abbastanza per il suo creato. Allora questa è proprio un segno proprio di una trappola del demonio, che ci vuole far credere che Dio non ha fatto abbastanza, quando in realtà Dio ha fatto tutto, e soprattutto per Giuda. Dio ha fatto per Giuda, Gesù ha fatto per Giuda quello che non ha fatto per Giovanni il suo amato, che non ha fatto per sua madre. Gesù, per un'anima che decide di perdersi, che vuole perdersi, fa di più che ha fatto per tutte le anime messe insieme, lascia nulla di intentato. Per cui una volta che l'anima si perde con una decisione eterna,
per cui l'anima che si perde non vuole mai tornare indietro perché ha preso una decisione eterna. Questo è un mistero per noi che è superiore al mistero della Santissima Trinità. Se noi si insinua quel pensiero che dice ma forse avrebbe potuto salvarlo, forse avrebbe potuto fare questo, forse avrebbe potuto fare quest'altro, è un pensiero che proviene in un certo senso proprio dalla strategia del nemico, perché Dio solo sa quello che ha fatto e quello che ha tentato, e per noi creature la volontà di dire un no eterno a Dio, ovvero sia il peccato contro lo Spirito Santo, è un mistero, deve restare un mistero talmente grande, più grande del mistero della Santissima Trinità. Infatti nella Divina Volontà non esiste più il mistero della Santissima Trinità. Tutte quelle cose che nel Regno della Redenzione, che nella Santa Messa, che nel Santo Rosario chiamiamo misteri, 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 sappiamo che il mistero, il segreto, è quel bisogno del cuore che irrefrenabilmente si rivela a chi ci può capire. Questo lo troviamo nel libro della Vergine Maria. Allora, se noi ci mettiamo nella Divina Volontà, per necessità Dio ci rende segretari, ossia depositari dei suoi segreti, per cui il mistero non esiste più, esiste l'atto compiuto. Noi non sguazziamo nei misteri di Dio, sguazziamo nella Divina Volontà, negli atti di Dio, e ce n'è uno solo di mistero, quello dell'anima che si vuole perdere. In quel mistero noi non ci vogliamo andare. Ora, se questo fu lo scopo nostro, devo leggere il brano precedente per capire? Ok, grazie. Sì. Ora, riprendo il capoverso sopra. Ora, tutto l'operato ad Adamo sarebbe rimasto in tutta la creazione come il primo modello a tutti i suoi discendenti, i quali avrebbero modellati tutti gli atti loro e riflessi di luce degli atti suoi. Ed egli, come primo padre, avrebbe dato in eredità a tutti i suoi posteri, che non solo avrebbero tenuto il loro modello, ma il possesso dei suoi stessi atti. Quale sarebbe stata la gloria nostra e sua, vedere l'operato del nostro caro figlio, del nostro prezioso tesoro, partorito dal nostro amore, fuso nelle opere nostre? Qual felicità per lui e per noi? Per noi è sempre noi trinitari, no? Quindi Adamo si andava a identificare, fuso con le opere nostre. Quindi la creazione, come dire, resta opere staccate, ma in virtù della Divina Volontà operante in Adamo, facendo Adamo girare quella libera volontà intelligente fusa con la divina, andava a formare un tutt'uno con le cose create, andava a mettere tutto nell'atto unico, per cui tutte le opere di Dio ritornano a Dio come vita. Vai. Ora, se questo fu lo scopo nostro per il quale fu creata tutta la creazione e il nostro caro gioiello qual è l'uomo, non è giusto che adonta che Adamo cominciò e non finì? Anzi, finì nel dolore, nella confusione, perché respinse il nostro volere divino che gli serviva come atto primo e lo faceva operare nelle opere del suo creatore. Allora, la domanda era, non è giusto che adonta che Adamo cominciò e non finì, che effettuiamo questo nostro scopo nei suoi discendenti? Ecco, perciò ti chiamo in mezzo... Luisa, ti chiamo in mezzo alle opere mie in tutta la creazione per formare il modello in cui devono modellarsi le altre creature per ritornare nel mio fiat. Se tu sapessi qual gioia sento quando vedo che tu, facendo tuo il mio volere divino, vuoi animare la luce del sole a dirmi che mi ama e chiedermi il regno mio. La rapidità del vento, il mormorio del mare, il fiore, il cielo disteso, fino il canto del piccolo uccellino. Vuoi dare la tua voce a tutti, animare tutti a dirmi che mi ami, mi adori e vuoi il regno del Fiat Supremo. Mi sento tal contento che mi sento ripetere le prime gioie, il primo amore del mio caro gioiello. E mi sento inclinare a mettere tutto da parte, a dimenticare tutto per far ritornare il tutto come fu da noi stabilito.
Perciò sii attenta, figlia mia, si tratta di troppo. E mi viene solo da... scusami. Di, vai avanti, vai. Stavi dicendo qualcosa? No, stavo leggendo. Ah, no, volevo soltanto soffermarmi sulla parola modello. Quando si pensa a un modello, si pensa a una figura che è un prototipo, che è un esempio, che sta lì e contiene tutto. Allora, pensiamo che il girare di Adamo nelle cose create, cioè tutta la creazione, così proprio anche nella sequenza che troviamo nella Genesi, il Fiat Lux e poi le acque, la terra che separa le acque sopra della terra e sotto la terra, e poi si forma il letto degli oceani, e poi tutta la vegetazione, tutto quanto, cioè, la progressione della Genesi è come, e che poi culmina con la creazione dell'uomo, è come Dio mette fuori tante sfumature di se stesso, e quindi necessariamente per Adamo andare all'interno degli atti della creazione vuol dire necessariamente, di necessità, metterseli tutti in ordine dentro di sé. E quindi perché la creazione comincia con il cielo? Comincia con lo spazio vuoto. Per poter contenere Dio ci vuole uno spazio vuoto di tutto, infinito, stupendo, bellissimo. Allora, il ti amo nel cielo vuol dire per Adamo anche ti amo da ricevere il diritto di possesso, e quindi includere e racchiudere in sé, possedere quella cosa creata. Quindi il modello vuol dire che Adamo, andando in giro per tutte le cose create, mettendo ragione, voce e amore in tutte le cose create, se le ritrova dentro di sé, trova dentro di sé il modello perfetto della creazione, e quindi c'ha un infinito cielo per contenere gli atti della divina volontà e la creazione spirituale, per contenere il crescete e moltiplicatevi. Noi dobbiamo contenere una capacità immensa. Questa capacità immensa è un atto che si chiama cielo. Allora, quando noi andiamo a mettere il ti amo nel cielo, il ti faccio compagnia nel cielo, non facciamo altro che ricevere in noi e formare in noi l'atto chiamato cielo. E quindi la vita della divina volontà non può che cominciare con una capacità infinita per poter mettere dentro di noi gli atti della divina volontà. Poi troviamo le stelle, per esempio. Le stelle, come dire, mostrano, rappresentano, non mi piace la parola rappresentano, sono il riflesso di tutti quanti gli attributi divini. La potenza, la carità, la misericordia. Infatti sappiamo che nel cielo si formano delle costellazioni, come dei gruppi, dei grappoli di qualità divine, e ognuna sostiene l'altra, ognuna dà luce all'altra, ognuna viene riflessa dall'altra. Allora, per Adamo andare a mettere il ti amo nel cielo voleva dire inglobare, includere dentro di sé tutte le costellazioni delle virtù e delle qualità divine. Poi ci andava a mettere il ti amo sulla luna, e nella luna andava a trovare la qualità dell'amore divino, che è l'amore materno, che è l'amore nascosto, l'amore che guida verso la luce durante le ore della notte e formano l'alba della divina volontà in noi, quando la luna sparisce e lascia posto al sole. Quindi, in altre parole, modello vuol dire formare in me tutto quello che vedo fuori di me, lo formo in me in modo vivente. Quindi Adamo diventa il modello di tutta la creazione, così come Maria Santissima, quando venne assunta in cielo, era il modello perfetto di tutto il creato, perché aveva in sé, come leggiamo nel giorno 31, mi pare, o 30, del libro della Vergine Maria, aveva in sé cieli infiniti di capacità, costellazioni stupende, il dolce
scintillare delle stelle e poi della luna, un sole infinito di amore divino e tutte quante il resto del creato, il gorgheggiare, non lo so, dell'uccellino, il gemere della colomba, piuttosto che lo sgorgare delle acque, tutte le cose che sono al di fuori come creazione, lei l'aveva messe dentro di sé, quindi aveva formato il modello vivente delle opere di Dio. Non so se mi sono ripetuta oppure se è chiaro questo concetto. E quindi adesso Carla continua dicendoci: tu devi sapere che il primo modello nella creazione fu l'ente supremo, in cui l'uomo doveva modellare tutti i suoi atti col suo creatore. Il secondo doveva essere Adamo, in cui dovevano modellarsi tutti i suoi discendenti. Ma siccome si sottrasse dalla mia volontà, mancando essa, la sua unità in lui, gli mancarono i pennelli, i colori e la materia prima per poter fare i modelli a somiglianza del suo creatore. Ecco, quindi la creazione è stata messa fuori da Dio, ma Dio dice: tutti gli atti che io faccio ad extra restano dentro di me. Quindi il primo modello della creazione è Dio stesso, perché Dio, perché la creazione resta contenuta dentro Dio. E quindi anche se lui ha messo fuori delle cose create, però non sono altro che il riflesso, sono l'atto che è all'interno suo. Quindi il modello in cui Adamo si doveva specchiare era Dio. Con il pennello, con l'inchiostro, come dire, no? Il pennello della volontà, l'inchiostro dei suoi atti, doveva andare a ripetere questo quadro vivente, questo modello perfetto dentro di sé, però si è dovuto interrompere, si è interrotto a metà dell'opera. Quindi non so se è chiaro cosa vuol dire che il modello della creazione era l'ente supremo. Nel senso che tutti gli atti della creazione, l'atto chiamato sole, l'atto di Dio chiamato luna, l'atto di Dio chiamato filo d'erba, l'atto di Dio chiamato roccia, l'atto di Dio chiamato infinite galassie, è messo fuori ad extra, ma non può staccarsi da Dio, resta palpitante, vivente, operante in Dio come modello del suo amore, modello del suo essere, modello del suo operare alle sue creature ad extra. Senza la creazione noi non possiamo conoscere Dio, è proprio la creazione che ci fa conoscere Dio, perché Dio forma il modello di sé ad extra e quindi ci dà lo specchio in cui noi ci dobbiamo riflettere. La creazione riflette Dio, ogni atto che Dio fa ad extra è un pezzo di se stesso che ci dà la rappresentazione del suo modello. E quindi primo modello, il primo prototipo appunto sta nella creazione, che resta all'interno della divina volontà perché gli atti restano in Dio. Il secondo è Adamo, e Adamo lo doveva, diciamo, trasmettere a tutti quanti. Dato che si è interrotto, adesso continua con Luisa. Una domanda, Marina. Se Adamo non avesse peccato, come si sarebbe incarnato Gesù? Allora, marzo 25 o marzo 31 del volume 25, se vuoi poi ce l'andiamo a leggere, e dice: se il peccato non fosse stato compiuto, sai Luisa come si sarebbe incarnato, come il Dio, tutte le creature mi avrebbero visto, mi avrebbero conosciuto, mi avrebbero posseduto come il Dio trionfatore. È troppo bello quel passo, lo dobbiamo andare a leggere. Adesso ve lo trovo. Rispondiamo alla domanda. Dimmi. Volume 25? Brano. Marzo 31, mi pare. È verso la fine. Del 1900, aspetta, volume 25. Allora, perfetto, 31 marzo 1929, come Gesù, se l'uomo non avesse peccato, doveva venire sulla terra glorioso con lo scettro di comando. Re di re. Come re dei reduci, no?
Re dei re, signore dei signori, in cui non ci sarebbe stata la innanzitutto non sarebbe venuto la redenzione, non sarebbe stata necessaria. Quindi lui sarebbe venuto come modello, come glorificatore, come divinizzatore di ogni atto umano, e quindi il tempo, lo spazio non sarebbero state degli ostacoli, ma ogni creatura l'avrebbe visto, vissuto, sentito, toccato come proprio re. E quindi se Adamo non avesse peccato, l'Eterno Verbo, che è la stessa volontà del Padre, doveva venire sulla terra glorioso, trionfante e dominatore, accompagnato visibilmente dal suo esercito angelico, che tutti dovevano vedere. Un po' quando si parla dell'avvertimento, no? E dice dovremo, con l'avvertimento di cui si parla, dovremo tutti avere in un istante la visione di Gesù, del Signore glorioso, sì, ma anche giudice, in cui noi possiamo, ci specchiamo le nostre anime con lui. Allora, se l'anima è in peccato, l'anima si va a tuffare nell'abisso, oppure si va a nascondere o muore di crepacuore. Ma se nella grazia di Dio, ancora di più, se nella divina volontà, è il riconoscere, dice, vedi, io sulla terra c'ho un re che è anche mio Dio. Tutti l'avrebbero, e con lo splendore della sua gloria doveva affascinare tutti, attirare tutti con la sua bellezza, coronato da re, con lo scettro di comando, per essere re e capo dell'umana famiglia, in modo da dargli il grande onore di poter dire: teniamo un re, uomo e Dio. E questo, secondo me, fa proprio riscontro immediato con le parole del libro di Samuele, no? Dove lui è un giudice e il popolo gli va a dire: noi qua intorno ci abbiamo delle nazioni, tutti quanti c'hanno il re, c'hanno l'esercito, sono potenti, e invece noi, di voler avere Gesù come unico re, uomo e Dio, abbiamo voluto avere i reietti dell'umana volontà, i trionfi inutili, superficiali. E infatti Dio manda a dire a Sam: ma scusa, vagli a dire, io solo voglio essere il loro re e il loro Dio. Vagli a dire che cosa gli andranno a fare questi re umani. Gli andranno a spaccare le famiglie, gli uomini dovranno andare in guerra, le donne resteranno da sole, gli andranno a satanare di tasse, come fa adesso il nostro governo, re, eccetera, eccetera. E quindi è come un avvertimento, come dice. Originariamente nel piano della creazione ci deve essere un solo re, re dei re, signore dei signori, che si incarna anche visibilmente, però nel momento in cui entra la umana volontà noi cerchiamo di costituirci tanti re però non sono i veri re, che mettono la loro stessa vita a disposizione dei loro re e sudditi. Molto più, dice, che il tuo Gesù non scendeva dal cielo per trovare l'uomo malato, perché se non si fosse sottratto dalla mia volontà non dovevano esistere malattie né dell'anima né del corpo, perché fu l'umana volontà che quasi affogò di pene la povera creatura. Il fiat divino era intangibile da ogni pena e così doveva essere l'uomo. Quando io dovevo venire a trovare, quindi io dovevo venire a trovare l'uomo felice, santo, con la pienezza dei beni con cui l'avevo creato. Questa incarnazione del Verbo glorioso all'interno della sua creazione, tutta nella divina volontà, è appunto quello in cui vogliamo tornare, no? Con il vivere nella divina volontà. Il vivere nella divina volontà, in cui Gesù regna non soltanto presente in corpo, sangue, anima e divinità nell'ostia santa, ma nella creatura. È questa quello che Gesù vuole arrivare, alla sua incarnazione gloriosa nelle sue creature, dove Gesù dice: nell'anima che vive nella mia divina volontà, la mia vita non è la vita mistica o vita per grazia, no, la mia presenza reale è necessaria all'anima, in corpo, sangue, anima e divinità. Questo ci sembra una cosa, diciamo così, incredibile, noi che ci sentiamo così acciaccati, demoralizzati, malati, che un Dio si voglia incarnare in noi, in corpo, sangue, anima e divinità, molto più che come nell'ostia santa. Ma questa è la realizzazione della incarnazione così com'era
all'inizio il progetto divino. Non so se questo è chiaro. Sì, un'altra domanda. A proposito, è chiaro che i teologi, i padri della Chiesa, o se andiamo a chiedere a tutti quelli che speculano di cose di Dio, eccetera, si stanno ancora a rabattare il cervello a dire: ma se fosse stato commesso il peccato, se non fosse stato commesso il peccato originale, Dio si sarebbe incarnato? Sì, no, non so, eccetera, eccetera. Vediamo allora che negli scritti di Luisa, in queste verità, tutti i misteri di Dio non sono più misteri, sono delle verità lapalissiane, sono delle inondazioni di luce. E noi, piccoli sciocchettini che non abbiamo mai avuto una lezione di teologia, non siamo andati all'Angelicum, alla Gregoriana e tutto quanto, ci troviamo questa verità in mano che ci inonda di luce, e ci rendiamo conto che non potrebbe essere altrimenti, non ci sorprende neanche. È ovvio che si doveva incarnare il Verbo se il peccato originale non fosse stato commesso, e il Verbo deve divinizzare, glorificare gli atti umani ad uno, avrebbe dovuto fare, avrebbe fatto un compito glorioso senza dover passare per la redenzione. E quindi quello che sembra tante tesi speculative o delle cose tanto difficili e misteriose sono quasi senso comune, è ovvio, per le piccole anime che vivono nella divina volontà. Non so se mi sono spiegata. Era stato presentato umanamente quando, agli angeli, tant'è vero che, cioè, come la seconda persona della Santissima Trinità. E certo, e ognuno doveva avercelo come re, dice: guarda, il mio re è anche Dio, e lui è il modello in cui devo formare, devo ricevere la glorificazione, la divinizzazione di tutti i miei atti da questo Dio fatto uomo, che è re uomo e Dio. Poveretto Adamo, come poteva formare i modelli con la stessa forma divina se non stava più in possesso di quella volontà che gli somministrava abilità e tutto l'occorrente che ci voleva per poter formare gli stessi modelli di Dio? Respingendo il mio fiat divino, respinse la potenza che tutto può fare e tutto sa fare. Successe di Adamo come succederebbe di te se non avessi né carta, né penna, né inchiostro per scrivere. Se ciò ti mancasse, non saresti capace di vergare una sola parola. Così lui non fu più capace di formare i modelli sullo stampo divino. Ecco, non solo non aveva la potenza, ma non li capiva nemmeno, non gli arrivava il contenuto del modello per poterlo replicare. La creazione diventava muta, non vedeva più niente l'uomo. Tutti quei canali di grazia, di conoscenza, di vita divina che riceveva attraverso la creazione, che lui doveva rimodellare dentro di sé, in virtù della divina volontà operante in sé, non ci capiva più niente, è diventato il povero sciocco, il povero allocco, il povero cieco, e quindi tutte le malattie dell'umanità che Gesù ha guarito nel Vangelo, la cecità, la paralisi, sono proprio quelle cose che sono successe all'umana volontà con il peccato originale. Due modelli, il terzo modello lo deve fare chi deve far ritornare il regno della mia volontà. Perciò i tuoi doveri sono grandi, sta parlando Luisa, ma ai tuoi modelli saranno modellati tutti quelli degli altri. E perciò in tutti i tuoi atti fa che scorra la vita del mio volere divino, affinché ti somministri tutto l'occorrente che ci vuole. E così il tutto andrà bene e il tuo Gesù starà insieme con te per farti eseguire bene i tuoi modelli divini. Che bello, Gesù come un maestro dice: ma tutto andrà bene, guarda, resta nella divina volontà che ti somministro la lavagnetta, il gessetto, e tu vai in giro con questo inchiostro di luce, di volontà divina, a fare il tuo compitino. È chiaro che Luisa rimane sempre, quando di fronte a queste verità, dice: ma è possibile, ma che le umane generazioni stanno aspettando a me adesso? Allora Gesù, così come l'altra volta, dice: non ti preoccupare, facciamo i compiti ogni giorno, io a te ho messo un capitale enorme, ma il tenue interesse lo contiamo ogni giorno, così non ti spaventi. Così dice: adesso tutto andrà bene, ti metterò tutto l'occorrente
non soltanto la luce per vedere la divina volontà operante in tutte le cose create, ma anche il pennello e l'inchiostro per poterlo replicare dentro di te, e questi sono l'atto e la volontà. Andiamo avanti così, in ordine come sono state messe i brani? Sì. Volume 21, marzo 10, 1927. Gesù spiega come il Dio nella creazione dava i diritti di possedere il regno della divina volontà. Stavo secondo il mio solito seguendo gli atti del volere supremo della creazione. E giunto a quel punto, quando il Dio metteva fuori la creazione dell'uomo, mi univo coi primi atti perfetti che fece Adamo quando fu creato, per incominciare insieme con lui e per seguire dove finì d'amarlo, d'adorarlo, quando peccò, con quella perfezione con cui aveva incominciato in quella unità del Fiat Supremo. Ma mentre ciò facevo, pensavo tra me: ma abbiamo diritto noi a questo regno del volere divino? E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, tu devi sapere che Adamo, prima di peccare, faceva i suoi atti nel Fiat Divino. Ciò significa che la Trinità ne aveva dato il possesso di questo regno, perché per poter possedere un regno ci vuole chi lo forma, chi lo dona e chi lo riceve. La divinità lo formò e lo donò, l'uomo lo ricevette, sicché Adamo nella sua prima epoca della creazione possedeva questo regno del Fiat Supremo, e siccome lui era il capo di tutta l'umana generazione, tutte le creature ricevevano il diritto di questo possesso. E sebbene Adamo, col sottrarsi dalla nostra volontà, perdette il possesso di questo regno, perché col fare la sua si mise come in stato di guerra con l'eterno Fiat, e poveretto, non avendo forza sufficiente per combattere, né esercito ben fornito per poter guerreggiare con un volere sì santo, che teneva forza invincibile ed esercito formidabile, restò vinto e perdette il regno da noi dato, molto più che la forza che possedeva prima era la nostra, dandole anche il nostro esercito a sua disposizione. Come peccò, la forza se ne venne alla nostra sorgente e l'esercito si ritirò da lui, mettendosi a nostra disposizione. Tutto ciò non tolse i diritti ai suoi discendenti di poter riconquistare il regno della mia volontà. Successe come ad un re che per guerra perde il suo regno. Non ci può essere tutta la probabilità che uno dei suoi figli, con un'altra guerra, può rivincere il regno di suo padre che già era suo. Molto più che venni io sulla terra, il divino vincitore, per rifare le perdite dell'uomo, e molto più che trovando chi volesse ricevere questo regno, gli restituivo la forza, mettendole di nuovo il mio esercito a sua disposizione per mantenere l'ordine, il decoro, la gloria di esso. E qual è questo esercito? È tutta la creazione, in cui in ciascuna cosa creata sta bilocata la vita della mia volontà, più che esercito meraviglioso e formidabile, per mantenere la vita di questo regno. Allora l'uomo perderebbe la speranza di possedere di nuovo questo regno se vedesse scomparire tutto l'esercito invincibile della creazione. Allora si potrebbe dire: il Dio ha ritirato la sua volontà dalla faccia della terra, che la vivificava, l'abbelliva, l'arricchiva. Il regno non c'è più speranza che può essere in nostro possesso. Ma fino a tanto che questa creazione esiste, sono effetti di tempi per trovare coloro, è questione di tempo, trovare coloro che lo vogliano ricevere.
E poi, se non c'era da sperare il possesso di questo regno del Fiat divino, non era necessario che Dio ti manifestasse tante sue conoscenze che lo riguardano. Né il suo volere che vuole regnare, né il suo dolore perché non regna. Quando una cosa non si può effettuare, è inutile parlarne. Quindi non avrei avuto nessun interesse di dire tante cose che riguardano la mia volontà divina. Sicché il solo parlarne è segno che voglio che ritorni il suo possesso. In questo brano, lo riprende anche in altri brani di Luisa, in cui dice: quali sono le prove che il regno deve venire? E qui appunto lo dice, è la creazione stessa. Se la creazione c'è, continua a mantenersi intatta, vuol dire che deve ancora dare lo scopo per cui è stata creata. E quindi già il fatto che c'è la creazione è una prova inconfutabile che il regno deve venire. E poi dice un'altra prova, e sono le mie manifestazioni, e quindi le verità che ti do, che do a Luisa. E il diritto, dice, ma che diritto ne abbiamo di ricevere? Il diritto, non so se qui lo cita specificatamente, ma il diritto viene proprio dalla presenza degli atti di Adamo innocente nella divina volontà. Quelli sono come, così come Nostra Madre Santissima, no? Con le sue, gli atti che compì dal concepimento fino ai 3 anni a casa dei suoi genitori, poi dai 3 ai 12, 15 anni nel Tempio, fatti tutti nella Divina Volontà, lei andava a ripercorrere tutto il cammino della storia dell'umana volontà con la Divina, andava a mettere potenza divina agli atti di Abramo, di Isacco, di Esaù, di Giacobbe, di Giuseppe, di Mosè, dei profeti, e tutto questo, tutto quello che loro nella notte dell'Antico Testamento non avevano potuto ottenere, lei, mettendo la luce e il diritto divino su tutti questi atti, ha potuto ottenere con diritto. E quindi gli atti che si fanno nella Divina Volontà restano come non solo dei diritti di Dio, ma dei diritti della creatura. Questo è il bello. E quindi anche gli atti nostri che facciamo nella Divina Volontà, se per disgrazia abbiamo la disgrazia di allontanarci, di distrarci, di cedere alla debolezza umana, noi li possiamo chiamare come paladini, come diritti. Ehi, questi atti stanno fatti nella Divina Volontà, chiamiamo questi atti stessi a riportarci indietro per diritto, come diritto, con una forza che si impone sul Dio stesso, perché è la forza della sua stessa volontà. Non so se mi sono spiegata. Io non lo so, forse le nuove anime che sono sempre state sempre fedeli non hanno bisogno, ma io ho bisogno di ripetermela questa cosa, di sentire, magari. Vedi, anche se sono caduta, anche se mi sono distratta, anche se ho combinato un macello, però questi atti fatti nella Divina Volontà stanno lì e quindi non mi lasciano andare via, ormai di qui non si esce, come dice Gesù. E noi abbiamo bisogno di risentirmi sempre. Noi chiamando gli atti dei patriarchi, dei profeti, in automatico ci rifacciamo di tutti gli atti nostri che ci siamo dimenticati.